Ora, siccome ritengo che il verde urbano, a parte che sia costoso per l'amministrazione comunque piantumare nuovi alberi, io stesso sono un grande tifoso delle nuove alberature in città, ma a parte questo, quali sono le indicazioni che la Giunta ha dato riguardo al modo di effettuare questi interventi? Perché non vorrei che utilizziamo questa grande opportunità anche a livello di investimenti sulle manutenzioni per non andare invece incontro a una necessità che sarebbe quella di tutelare il patrimonio del verde che la nostra città ha, piuttosto che invece danneggiarlo. Per cui chiedevo all'assessore se gentilmente potesse darmi alcune indicazioni. Grazie. Assessore Venente, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie Consigliere, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la gestione del verde, soprattutto la manutenzione del verde che viene svolta a nome e per conto del Comune di Genova da parte dell'azienda dei servizi territoriali, Aster, abbiamo già avuto occasione di affrontare questo argomento diverse volte, anche in una recente commissione, circa un mese fa abbiamo fatto una commissione proprio per affrontare il tema della manutenzione del verde pubblico diffuso in città, delle ville storiche e monumentali. Ne faremo delle altre, evidentemente, ogni volta che sarà ritenuto necessario e opportuno, quando ci sarà qualcosa di nuovo da comunicare. Abbiamo riavviato, dopo diverso tempo, vorrei dire qualche anno, che la consulta del verde non veniva convocata, è stata convocata e si è riunita non più tardi di 10 giorni fa, adesso nei primi giorni di maggio sarà nuovamente riconvocata proprio per affrontare alcuni temi puntuali e lei mi ha fatto vedere poc'anzi le fotografie che le chiedo cortesemente di farmi pervenire in modo che io possa chiedere conto ad Aster della tipologia di potature che ha fatto nella fattispecie in quelle aiuole. Io non sono un tecnico, ma da cittadino anche io ritengo che in alcuni casi alcuni eccessi di zelo possono essere mal interpretati da parte dei cittadini o interpretati come un eccesso di interventi di potatura. Quindi, per voler essere chiari in questo senso, le chiedo cortesemente di farmi pervenire le immagini e sarà mia premura interrogare Aster, il responsabile del verde, in particolare il dottor Grignani per quanto riguarda il comune, il dottor Giorgio Costa per quanto riguarda Aster, e fornire quanto prima possibile a lei, e a sua volta si farà l'attore nei confronti dei cittadini segnalanti, di poter dare una risposta pertinente e opportuna alle segnalazioni che lei ci fa. La ringrazio di questo perché solo attraverso la collaborazione di tutti i consiglieri e dei cittadini che dimostrano sempre un grande senso civico si può migliorare la città. Grazie a lei. Consigliere Barbieri, c'è replica? Sì, grazie brevemente. Io ringrazio l'assessore, sicuramente gli manderò quanto pervenutomi dai cittadini. Sono contento se riusciremo a trovare una soluzione che soddisfi anche tutti quei cittadini che mi hanno segnalato queste cose, che spesso sono coinvolti direttamente anche con i famosi patti di collaborazione. Per cui è una iniziativa che coinvolge direttamente anche persone che si impegnano per il bene comune. Grazie Assessore, grazie Presidente. Passiamo adesso alla sesta interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere Gozzi, risponderà l'assessore Bordilli. Lo stato delle procedure per l'assegnazione in concessione dei posteggi non più utilizzati nei mercati merci varie. Prego, consigliere Gozzi, a lei la parola. Grazie Presidente. Dunque, i mercati merci vari hanno tanti motivi di sofferenza, molti dei quali dovuti a una contingenza certamente più ampia e che sfugge alle nostre competenze e alle nostre capacità di azione. Alcuni di questi processi invece richiedono di essere governati dall'amministrazione comunale perché non degenerino diventando appunto ingovernabili. È molto tempo che il Comune non promuove i bandi per l'assegnazione in concessione non occasionalmente, di posteggi non più utilizzati nei mercati merci varie della nostra città. E questo, soprattutto nei mercati delle zone più decentrate della nostra città, è uno dei motivi preclusivi del rilancio di questi mercati, comportando
come dicevo prima, l'assegnazione occasionale dei posti stessi e privando i mercati di un importante elemento di valore aggiunto che invece sarebbe doveroso garantire. Le ragioni che sono sottese a questi ritardi sono certamente molte, ma so che adesso sono in corso le interlocuzioni con le associazioni di categoria e al termine delle doverose procedure di decadenza che giustamente dovevano precedere questa procedura, siamo pronti a partire con le procedure di affidamento in concessione di questi posti liberi. Le chiedo pertanto quali siano i tempi per definire al più presto questi bandi e la data per pervenire alle concessioni a titolo non occasionale di questi posteggi. Grazie. Assessore Bordilli. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Gozzi, cioè ringrazio per l'attenzione, questo focus che cioè, giustamente e doverosamente viene cioè, posto sui nostri cioè, mercati scoperti, quindi mercati diciamo merci varie che nella nostra città da Ponente verso Levante, passando dalle cioè, vallate, tengono vive le cioè, piazze e vie della nostra città. Come veniva ricordato, se diciamo così faccio la cioè, visione un po' a partire dal 2017 abbiamo trovato uno stato dei cioè, mercati e soprattutto cioè, legato anche con i cioè, sistemi di diciamo, gestione dei mercati arretrato, non in ultimo il fatto che tantissimi diciamo, dati sui cioè, mercati comunali erano tutti cartacei, quindi cioè, nemmeno legati con un file con l'Excel. Con il 2017 si è cioè, cominciato un lavoro intenso proprio legato quindi col porre ordine e soprattutto col darsi tempistiche e soprattutto un metodo nuovo per la cioè, gestione dei posti dei cioè, mercati comunali. Il Covid ha diciamo dato uno stop anche dovuto con la insomma, richiesta cioè, condivisa fra cioè, le categorie con cioè, Regione Liguria di un fermo cioè, legato con la cioè, rilevazione delle presenze nei cioè, vari mercati cittadini. Con l'aprile 22 si è finalmente ricominciato liberi diciamo dall'ansia ecco, Covid con la cioè, ripresa delle presenze cioè, regolari sui cioè, mercati comunali e soprattutto anche con cioè, l'innovazione importante di un sistema sperimentale di rilievo con l'informatizzazione proprio, quindi uno strumento legato con i cioè, tablet che la polizia locale usa per poter prendere le presenze nei vari mercati cittadini. Con il settembre del 2022 si è cominciato con una serie di riunioni fatte proprio con le cioè, categorie per condividere finalmente questo stato finalmente chiaro, puntuale dei cioè, nostri mercati cioè, comunali cioè, della nostra città. Abbiamo già cominciato con il delle migliorie sui cioè, posti fissi, quindi sui cioè, posti legati già con le cioè, concessioni diciamo dei titolari. Cioè, visto che giustamente mi cioè, chiede dei cioè, insomma, tempi certi, ecco, una sorta di cioè, diciamo timesheet, noi saremo pronti con giugno con i primi bandi, bandi che di solito hanno cioè, bisogno anche dopo il cioè, passaggio con la Regione Liguria di un cioè, 45-50 giorni, quindi indicativamente credo di poter dire che i primi mercati finalmente diciamo rivisti con il mese di settembre 23 si potrà partire finalmente ecco, con insomma, quello che le categorie da tempo chiedono e che lei giustamente sottolineava come richiesta che non è soltanto grazie, delle assessore. Categorie ma del territorio. Grazie Presidente. Consigliere Gozzi ci replica. Grazie, ma l'esortazione che mi sento di fare probabilmente pleonastica è quella di procedere con celerità. Settembre mi sembra un tempo sia ragionevole che necessario perché possa avviarsi una nuova stagione a ranghi completi, all'esito della quale mi dirò pienamente soddisfatto. Grazie. Passiamo adesso alla settima e all'ottava interrogazione a risposta immediata, quella presentata dai consiglieri Bruccoleri
Bertorello, che però non vedo. Allora iniziamo con quella della consigliera Brucoleri, che affrontano il medesimo oggetto. Risponderà l'assessore Brusoni. Appreso che per i lavori di adeguamento sismico legati al PNRR verranno chiuse alcune strutture che ospitano le scuole dell'infanzia comunali e i nidi d'infanzia a partire da settembre 2023, tra cui il nido d'infanzia Fata Morgana, municipio 7 Medio Levante, si chiede alla civica amministrazione, al fine di scongiurare i molteplici disagi che potrebbero coinvolgere le famiglie che usufruiscono dei servizi educativi, di spostare in caso di chiusura le classi mantenendo gli stessi bambini e lo stesso corpo docenti e di valutare come sito alternativo la struttura situata in Corso Torino 58, già in passato utilizzata come sede temporanea del nido. Prego, consigliera Brucoleri. Grazie Presidente, buongiorno. Allora, già il testo del 54, diciamo che spiega in maniera dettagliata quello che vuole essere un'interrogazione all'assessore, in quanto consideriamo molto importante, a fronte dei lavori che appunto per il PNRR si svolgeranno presso gli asili e le scuole d'infanzia, che i genitori e le famiglie, soprattutto i bambini, vengano tutelati da questo, diciamo, probabile spostamento di alcune classi. È evidente che soprattutto per quanto concerne i nido, la fascia dei bambini piccoli, diciamo la continuità rispetto a un corpo docenti piuttosto che le prime amicizie con i compagnetti, rispetto anche all'organizzazione delle famiglie stesse che insomma con un bambino piccolo devono adeguarsi allo stile di vita di ognuno. È chiaro che uno spostamento in corso di un percorso che può essere quello di un asilo nido crea degli sconvolgimenti sia nelle vite dei bambini che nelle vite delle famiglie stesse. Quindi insomma, capendo che i lavori debbano essere svolti anche per il miglioramento delle strutture in sé, vorremmo delle rassicurazioni da poter dare alle famiglie, in quanto quello che chiediamo è semplicemente che le classi vengano mantenute le stesse, quindi i bambini vengano, diciamo, spostati in massa e non divisi, e il corpo docenti delle maestre venga tenuto il più possibile aderente a quello che era, in maniera tale che anche il processo di crescita dei bambini veda una costante nell'insegnamento, che è importantissimo, delle maestre della prima infanzia. E poi soprattutto che sia importante anche che le nuove strutture siano nel municipio di appartenenza delle famiglie, perché è evidente che per una famiglia doversi spostare anche di più chilometri ogni giorno per portare i bambini all'asilo possa essere un problema. Inoltre questi sono asili comunali, anche per i bambini in corso, diciamo, di istruzione, anche dovere cambiare la scuola e quindi avere anche degli oneri economici maggiori, dovere anche propendere per delle scuole eventualmente private, possa essere comunque un problema per tutte queste famiglie. Come abbiamo presentato anche oggi un ordine del giorno fuori sacco, che poi verrà discusso, che parla appunto dello stesso tema più generico, che riguarderà evidentemente più plessi scolastici. In particolare abbiamo evidenziato questo che è descritto nell'articolo 54. Vorremmo capire da lei, assessore, come pensa di ovviare. È stata già individuata una struttura che comunque è da sistemare, che eventualmente potrebbe essere idonea per questo tipo di struttura, che è stata già utilizzata in passato. Vorremmo capire lei che idea ha di come gestire queste famiglie di questo asilo. Grazie. Allora, sullo stesso argomento ha presentato un articolo 54 consigliere Bertorello, che però non vedo, quindi prego assessore Brusoni, risponda pure all'interrogazione della consigliera Brucoleri. Grazie Presidente, grazie Commissaria, la ringrazio anche di aver proposto questo articolo 54. Non mi dilungherò molto, perché le posso solo dire che tutto quello che lei ha detto, quindi ha pronunciato al microfono, di tutte queste necessità che lei ha ribadito, sono proprio le necessità che da subito, da quando abbiamo saputo che potevamo attuare questi lavori, sia la direzione mia, quindi la direzione scuola, ma anche la direzione gestita dall'assessore Picciocchi, quindi non so se poi vorrà aggiungere qualcosa o basterà solo quello che le dico io,
sono cose che abbiamo assolutamente preso in considerazione. Quindi non mi dilungherò a dire tutto quello che lei ha citato, perché effettivamente corrisponde alla volontà dell'amministrazione. Quindi le confermo che noi abbiamo valutato tante possibilità, varie soluzioni, e naturalmente tra tutte queste soluzioni ci sono proprio gli spazi di Corso Torino 58. Quindi volevo ricordare a questo punto che una cosa però importante, noi stiamo facendo questi lavori per garantire la sicurezza prima di tutto dei bambini, ma anche dei lavoratori che lavorano lì. Ricordiamoci che le faglie sono attive, tra questi lavori riguarderanno anche l'antisismico, perché dico che le faglie sono attive? Perché basta ricordare tutti gli scossoni che noi abbiamo sentito tutti non più tardi del mese, cos'era, agosto, settembre. Poi ricordiamoci anche di un'altra cosa, della valenza delle scuole. Le scuole sono anche il punto di raccoglimento della protezione civile, come un punto di ammassamento sociale nel caso in cui ci siano delle disgrazie. Quindi ricordiamoci che le scuole devono essere sicure per i bambini, per i lavoratori, ma anche per tutto quello che gli ho appena detto. Grazie. Consigliera Brucoleri, c'è replica? Sì, grazie. Eccomi. Mi rendo conto dell'importanza, insomma, della sicurezza, che non viene assolutamente messa in discussione, però ciò che auspichiamo è che vengano mantenute, diciamo, le richieste dei genitori, quindi che bambini appunto siano mantenuti tutti insieme e il corpo docenti anche, e è chiaramente da capire che in ogni municipio, insomma, la distanza rispetto a quello precedente possa essere problematica per le famiglie. Quindi, considerando che voi prendiate in considerazione le esigenze delle famiglie, terremo sotto controllo la situazione. Grazie. Procediamo adesso con la prossima, che affronta il medesimo argomento. Nel frattempo è arrivato il consigliere Bertorello. In merito allo spostamento delle tre classi dell'asilo nido Fata Morgana per i lavori di manutenzione straordinaria che il Comune dovrà espletare al fine di mettere in sicurezza l'immobile, richiedo informazioni circa i tempi e le modalità di tale condotta, in particolare se verrà garantito lo spostamento delle tre classi così come costituite, ossia stesso numero di bambini e stesso corpo docente, se verrà mantenuta la capienza dei nidi dell'infanzia così come attualmente nell'anno scolastico 2022-2023, così da garantire i posti dei docenti e soprattutto il numero di nuove iscrizioni e l'utenza per il nuovo anno scolastico 2023-2024. Se verrà garantito che non siano sostituite le maestre ma che rimanga lo stesso corpo docente per ogni classe, tutte le maestre non solo una parte, questo poiché i bambini da 0-3 anni hanno seguito un percorso di inserimento con le maestre volto a favorire lo sviluppo, l'autonomia e l'apprendimento del bambino, con lo scopo di sviluppare competenze cognitive, affettive e motorie, e se verrà garantito lo spostamento temporaneo del nido d'infanzia in questione presso i locali di Corso Torino 58A, in quanto già stati sede del nido nel 2021 e non presso l'asilo Arcobaleno di San Martino. Risulta infatti che i locali di Corso Torino attualmente sono vuoti e pertanto il Comune può, come già precedentemente fatto, destinarli al nido. In alternativa si chiede che sia garantito lo spostamento del nido in un'altra struttura di ambito quartiere. Se verrà garantito che in ogni caso siano riaperte online le iscrizioni delle scuole di infanzia e le sezioni primavera 2023-2024 sulla piattaforma del Comune di Genova, perché ormai chiuse 27 febbraio 2023. Prego, consigliere Bertorello. L'assessore Brusoni ha già risposto alla consigliera Brucoleri sul medesimo quesito. A lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno signor Sindaco. Ma le domande le ha già lette lei, quindi le rimetto all'assessore. Io do solo atto che nel frattempo alcuni punti sono stati risolti dagli assessori competenti, Ciocchi e Brusoni, quindi li ringrazio, perché effettivamente l'esigenza di mantenere intatte le composizioni delle classi per tutti i fini di socialità, ludico-ricreativi e educativi è fondamentale, così come l'abbinamento per le maestre di ruolo assegnate. Resta da traguardare che il punto su cui effettivamente, ora non so
se la risposta è stata data alla consigliera Brucoleri, che ha formulato un quesito simile ma dal taglio più ampio. A me interessa nello specifico sapere se l'asilo nido Nazario Sauro verrà spostato, io ho scritto erroneamente all'asilo Arcobaleno di San Martino e asilo Filastrocca, ho confuso io, chiedo venia, perché effettivamente è a notevole distanza e creerebbe questo un disagio. Quindi, siccome è il punto ancora da traguardare per questo plesso scolastico, se si riuscisse a fare uno sforzo e, come fatto in passato, spostare in Corso Torino, quindi alla Foce, e non a San Martino, sarebbe di grande aiuto per il ménage familiare e l'organizzazione dei tempi scuola, lavoro e quindi di vita di tutte le famiglie, di tutti i genitori dei piccoli bambini dell'asilo. Su questo, e mi taccio, l'unica cosa che volevo dire è che su questo argomento, come dire, si è fatto di tutto un'erba un fascio, secondo me, perché forse si poteva essere più proattivi a livello comunicativo, ma se finalmente verranno fatti gli interventi in questi asili, per quanto durante o in parte durante l'attività scolastica, è comunque un bene, che ci lamentiamo spesso anche in quest'aula della condizione proprio strutturale di numerosi edifici scolastici, quindi bene che con questi fondi si possano sviluppare quegli interventi di cui più volte ci siamo imbattuti anche in quest'aula. Grazie. Consigliere Assessore Bruzzoni. Grazie Presidente, grazie Consigliere Bertorello, ho già dato la risposta naturalmente precedentemente, quindi abbiamo valutato da subito tante soluzioni e percorribili, e naturalmente una soluzione percorribile è quella di utilizzare gli spazi di Corso Torino 58. Faccio ancora una precisazione, lei ha parlato di comunicazione. La comunicazione deve partire nel momento in cui gli uffici e gli assessorati, ma soprattutto le direzioni, che approfitto per ringraziare, sono delineati e hanno le idee completamente chiare su come muoversi. Far partire prima, e questo è un lavoro, come potete immaginare, molto complesso anche per noi. Quindi comunicazione sì, comunicazione importante, ma comunicazione deve essere fatta in maniera seria, e in queste settimane invece è stata fatta una comunicazione non di certo dall'amministrazione, non la comunicazione quindi ufficiale, ma è stata fatta una comunicazione mal gestita, non voglio sapere da chi, ma noi partiremo siamo già partiti con gli incontri con i dirigenti scolastici, siamo partiti con gli incontri con i vari sopralluogo, vari incontri con i genitori, quindi è questo il lavoro giusto che mi sento di dire che l'amministrazione ha fatto, e quindi naturalmente anche piano di comunicazione serio. E a questo punto faccio ancora una precisazione. Leggo qua, si parla anche di iscrizioni online, e mi sono state fatte anche delle domande da altri colleghi consiglieri. Naturalmente abbiamo slittato le iscrizioni proprio per serietà. Si dicevano che i genitori erano preoccupati perché facevano gli open day. A cosa servivano gli open day? Questi io mi baso sui sentiti diri, però è anche giusto nel mio ruolo ascoltare le paure degli altri, anche se non sono comunicazioni ufficiali. Ecco, quindi perché abbiamo deciso di slittare le iscrizioni? Per farle in modo tale che anche queste siano serie e puntuali. Grazie. Consigliere Bertorello. Bene, passiamo adesso alla prossima interrogazione a risposta immediata, quella presentata dalla consigliera Lodi. Risponderà l'assessore Campora. Considerato che tra qualche mese, presumibilmente all'inizio del 2024, i giardini John Lennon, ovvero l'unico e vitale punto di aggregazione del quartiere di Multedo,
saranno distrutti per far posto al nuovo tracciato del casello autostradale di Genova a Pegli, per un'opera che Autostrade per l'Italia definisce di interesse pubblico, al punto da passare senza porsi alcun problema sopra qualsiasi test, sopra qualsiasi logica, sopra qualsiasi proprietà, sia privata che pubblica, come intende l'amministrazione comunale opporsi all'ennesima servitù che ricadrà su Multedo stessa, e ha fatto presente alla società di Autostrade che il nuovo casello deve migliorare la vita dei cittadini di Multedo e non peggiorarla, e ha presentato all'amministrazione comunale proposte alternative per evitare questo scempio. Prego, consigliera Lodi, a lei la parola. Grazie Presidente, dalle parole che ho usato è evidente che i giardini Lennon non si devono toccare, e quindi la domanda, non so chi mi risponde, così... Ah ok, l'assessore Campora, la domanda all'assessore Campora è questa, cioè sono certa che l'amministrazione comunale è nell'atteggiamento di difesa dei giardini, sono certa che l'amministrazione comunale ha già fatto rimostranze ad Autostrade, ma ne vorrei avere certezza qua, perché Autostrade ha dei poteri enormi, ma questi poteri li esercita solo se qualcuno non li ferma e dice questa cosa non sa da fare. Quindi la domanda è molto chiara, Multedo ha molte servitù. I giardini Lennon hanno un significato importante per questa diciamo delegazione, che in sé sta anche sperando nel trasferimento dei depositi chimici una volta per tutte, e che sicuramente però vede nei giardini Lennon quella diciamo area che vissuta da persone che vanno da 0 a 99 anni, il luogo di aggregazione, un luogo verde, il luogo da cui deve ripartire la riqualificazione e il rilancio di Multedo. Quindi, tenendo conto che Autostrade certo pensa di poter far tutto con anche questo potere di esproprio rispetto a aree che gli servono, ma va a toccare un terreno, un territorio, una comunità di cui è responsabile il comune, voglio essere certa da lei, assessore, che rispetto a questo progetto c'è assolutamente un diniego nell'ottica di dire non va fatto così. E c'è l'attenzione soprattutto ad aprire, perché prima l'assessore Brusoni parlava della comunicazione a cose fatte quando si sa. No, no, noi come amministrazione comunale dobbiamo, quando immaginiamo che una cosa non deve essere fatta così, fermare il processo di informazione finale, ma deve essere aperto un confronto con la cittadinanza, con il municipio, nell'ottica di capire qual è la soluzione migliore per, da una parte, modificare il casello, che sicuramente ha dei suoi limiti, e anche se speriamo che con lo spostamento dei depositi chimici il trasporto su camion pesanti venga notevolmente ridotto. Ma l'obiettivo è quello di tutelare in tutto e per tutto ciò che almeno a Multedo è rimasto. Quindi, certa di una sua risposta, mi butto già avanti, sono già certa che lei sarà d'accordo con me, però è importante che lei lo dica in quest'aula e soprattutto esprima ai cittadini di Multedo che cosa l'amministrazione comunale intende fare e dire, perché Autostrade, che ha questo atteggiamento eccessivamente libero rispetto a Genova, si fermi e capisca che lì bisogna fare assolutamente diverso. Grazie. Assessore Campora, a lei. Grazie Presidente, grazie Consigliera Lodi. Beh, anche noi siamo dalla parte naturalmente dei residenti che vivono intorno al casello, e peraltro il nuovo casello avrà una serie di vantaggi importanti, perché toglierà il traffico da Via dei Reggio e quindi ci sarà una conformazione della mobilità migliore, migliorerà sensibilmente la vivibilità anche di tutti gli abitanti che si trovano guardando il casello sulla destra, quindi in Via dei Reggio. Sappiamo che quella strada in Via dei Reggio è percorsa anche da camion, è percorsa da tir, è stato anche previsto anche un attraversamento pedonale e un semaforo proprio per questo motivo, e quindi siamo certi che un nuovo progetto sul casello porterà miglioramenti alla vivibilità del quartiere e migliorerà l'accessibilità. Detto questo, sappiamo anche che ad oggi non è stata ancora aperta la conferenza dei servizi, quindi il Comune, i cittadini, il Municipio avranno la possibilità di esprimere delle valutazioni, lo faremo insieme ai cittadini, in maniera tale che il progetto possa poi essere anche modificato. Questo lo dico perché capita spesso che si parta con un progetto, poi conferenza dei servizi, incontri sul territorio, il progetto possa essere modificato. Quindi non esiste nulla di immutabile e tutto può essere modificato, tenuto conto che poi oggi fortunatamente
abbiamo anche la tecnologia che ci aiuta anche a risolvere determinate questioni. Volevo però sottolineare alcuni aspetti che seguiranno poi il progetto, cioè quelli che sono i vantaggi del progetto, perché sarà previsto il ripristino dei giardini John Lennon col mantenimento delle alberature presenti, una nuova area verde, nuove connessioni pedonali tra i giardini e le aree intorno, nuova piantumazione di verde con funzione di scormatura visiva e acustica ai lati della strada esistente, all'imbocco della galleria artificiale per garantire i fruttori del parco e al quartiere residenziale ad est di Viareggio il contenimento acustico adeguato, il rifacimento delle vetuste strutture sportive, come sappiamo, con la realizzazione di nuovi impianti sportivi, tre campi da paddle, un campo multifunzionale basket volley, il mantenimento dei coni visivi da verso mare, rivestimenti dell'imbocco della galleria artificiale in sintonia con i caratteri architettonici del rilevato ferroviario e poi soprattutto il fatto che andremo a dividere, a separare il traffico di attraversamento da e verso l'autostrada convogliandolo direttamente sull'Aurelia. Quindi è un progetto che ha una valenza positiva, dopodiché come tutti i progetti può essere migliorato e quindi siamo pronti come Comune, in particolare il collega Mascia come assessore all'urbanistica, ad ascoltare tutti, tenuto conto che abbiamo i tempi anche per apportare delle modifiche. Consigliera Lodi, c'è replica? Allora, bisogna solo sostituire la parola ripristino a mantenimento e miglioramento dei giardini John Lennon, nel senso che quando si parla di ripristino con autostrade vuol dire che poi passano anni prima di rivedere le cose. Allora è opportuno, conoscendo già l'interlocutore, sapere che i giardini devono rimanere così, soprattutto perché il rischio è anche che la riqualificazione dell'impianto sportivo Sapio, per esempio, che doveva già avvenire, doveva essere già finito, non venga ritardata, come invece pare, di nuovo da un'opera di autostrade. Allora, di autostrade sappiamo che possiamo solo in questa fase non dire molto bene, diciamo non male, non dire molto bene. Quindi i giardini devono essere mantenuti e migliorati, il verde mantenuto e migliorato, tutto migliorato, non ripristinato da autostrade, perché il rischio è che non venga ripristinato nulla se non dopo anni e anni e anni. Quindi accolgo con favore che siamo d'accordo sul fatto che un progetto può essere cambiato e quindi bene rispetto a come è stato votato martedì scorso, un'assemblea pubblica, una commissione consigliare, un'apertura, l'importante è che su autostrade, come si sa, non ci si può fidare, quindi non ripristinare ma mantenere. Grazie. Passiamo adesso alla decima interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere De Benedittis, risponderà l'assessore avvenente. Considerato che il problema della manutenzione delle strade cittadine ha oggettive ripercussioni sulla sicurezza degli automobilisti, motociclisti o pedoni, e considerato che sempre frequenti sono le segnalazioni di situazioni critiche, via Rossetti, via Molotto per esempio, si chiede alla civica amministrazione di attivare un programma straordinario di asfaltature e di programmare urgenti interventi per sanare le situazioni più pericolose del manto stradale, aumentando quindi le condizioni di sicurezza. Prego. Consigliere De Benedittis, a lei la parola. Grazie Presidente. Assessore, nel frattempo, dal momento in cui ho presentato 54, ho avuto delle segnalazioni di alcuni miei conoscenti, allora integro con altre tre strade, se me lo consente. La prima è via Costanzi, soprattutto nella zona non illuminata, quella che porta su a Righi. La seconda è via Bolzaneto, nei pressi dell'ospedale Pastorino. E la terza è via Nuova di Crevari, dove abitano dei miei cari amici che mi hanno segnalato proprio queste criticità. Io credo che magari ce ne saranno anche delle altre, però sarebbe direi opportuno che l'amministrazione provvedesse a riasfaltare in alcune zone dove veramente queste buche esistono, perché quando piove, anche se sfortunatamente non è la stagione questa, anche se dovrebbe esserla, quando si riempiono di acqua, la trappola, tra virgolette, è doppiamente pericolosa. Grazie. Assessore avvenente, se riesce a rimanere nei tre minuti, grazie. Grazie Presidente, ringrazio il consigliere per la segnalazione, cercherò di essere telegrafico. Come lei ben sa, caro consigliere, Genova fortunatamente non è Roma, e quindi pur essendoci delle situazioni puntuali,
sono molto molto meno gravi di Roma, ma questo non può essere un vanto, certamente dobbiamo migliorare ulteriormente gli interventi puntuali come lei segnala. Come lei ben sa inoltre, il programma di interventi di asfaltature e di ripristini vengono eseguiti entro la fine di ogni anno per l'anno successivo in comune accordo tra i municipi ed Aster. Quindi se lei vorrà farmi pervenire quelle ulteriori, oltre a quelle che mi aveva già segnalato, sarà mia premura sentire i municipi ed Aster e concordare con loro gli interventi necessari. In particolare però su due voglio risponderle, perché erano quelle che facevano parte originariamente del suo articolo 54 e per quanto riguarda via Re di Puglia, la Nord Asfalti sta realizzando in nome per conto dell'Open Fiber, quindi di soggetti che hanno posato la fibra, nottetempo perché non è possibile bloccare il traffico, gli interventi di ripristino degli asfalti, cosa che non appena finito questa via verrà aggredita via Rossetti, quindi entro il mese corrente verrà fatto l'intervento, anche questo molto probabilmente in notturna, concordandolo con la direzione mobilità. Per quanto riguarda invece, e qui chiudo, via Molotto è un intervento su una viabilità secondaria che va concordato con il municipio di competenza, se non ricordo male, il municipio Medioponente. Grazie consigliere. Replica telegrafica, consigliere De Beneditis. Sì, telegraficamente, la ringrazio assessore, sarà mia cura anche interrogare il municipio Medioponente, perché in via Molotto in alto esiste un agriturismo molto frequentato ed è anche un peccato che non si possa accedere in sicurezza. Grazie. Buongiorno, do il benvenuto a tutti. Consiglio comunale di oggi 4 aprile 2023, seconda parte. Diamo inizio, quindi prego i signori consiglieri di prendere posto per cortesia e procediamo con l'appello. Cedo la parola al segretario generale, dottoressa Orlando, prego. Grazie. Ahimè, Alfonso. Amore assente giustificato. Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Bucci, Cassiba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, dell'Ostrologo, Falcone, buon pomeriggio, Falteri, Gaggero, assente, Gandolfo, Ghio, assente, Gozzi, Grosso, è arrivata Gaggero, ok, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara assente giustificata, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo assente giustificata, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, l'ho vista. Trentasette.
Quindi 37 presenti, dichiaro aperto la seduta, procedo a nominare gli scrutatori, la consigliera Bruzzone che ringrazio, la consigliera Notar Nicola che ringrazio, il consigliere Aimè che ringrazio. Procediamo quindi con la seduta, procedo con due ordini del giorno fuori sacco, uno che è residuo della settimana scorsa, l'altro della data odierna, presentati in conferenza capigruppo e licenziata dalla stessa. Per cortesia un po' di silenzio in aula, grazie. Primo ordine del giorno fuori sacco, quello su attendamento dei circhi equestri e spettacoli viaggianti, è stato presentato dai consiglieri della lista rosso-verde e poi firmato dai capigruppo della conferenza. Preso atto che la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata a Bruxelles nel 1979, all'articolo 4 recita: ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico, e ha il diritto di riprodursi. Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. E all'articolo 10, nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo, l'esibizione di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono quindi incompatibili con la dignità dell'animale. Lo Stato italiano riconosce nel circo, quale arte antica che merita di essere difesa e tramandata, una funzione sociale tramite la legge 337 del 1968 e finanzia tramite il FUS l'attività circense. La legge 175 del 2017, disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, alla lettera H, capo 4, articolo 1, prevede la graduale dismissione degli animali dai circhi. La presenza di animali esotici nei circhi e negli spettacoli viaggianti può sottoporre questi ultimi a molteplici fattori di stress e gli animali ingabbiati per tutta la vita e strappati al loro habitat naturali, elefanti, tigri, orsi, cavalli, ippopotami, vengono ridicolizzati e costretti a esercizi umilianti. Uno show che, oltre a sfruttare crudelmente gli animali, trasmette un messaggio altamente diseducativo al target cui indirizzato, sia bambini. Viste le linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi e incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendo l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali. Viste proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento delle attività circensi presso i comuni italiani. Vista la legge numero 189 del 20 luglio 2004, disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche. Considerato che nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle linee guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente viene sottolineato che nei confronti di alcune specie animali in particolare il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. Il Comune di Genova ha un'apposita disciplina regolamentare sul tema inserita al capitolo secondo del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, impegna il sindaco e la giunta comunale a far rispettare rigorosamente le normative nazionali e regionali in materia di attendamento dei circhi con animali in città e in particolare del regolamento comunale al fine di salvaguardare le condizioni di benessere e di salute degli animali, così come previsto dalle linee guida CITES 2006, ad attivarsi affinché vengano promosse ad ogni livello azioni di sensibilizzazione e di rispetto verso gli animali attraverso campagne dedicate ad eventi di divulgazione e ad attivarsi per incentivare maggiormente i circhi senza animali, così da superare la presenza di circhi con animali e favorire la conversione in un nuovo modello di circo acrobatico coreografico tipo Le Cirque du Soleil. Si vota.
Esito votazione. Ordine del giorno fuori sacco, attendamento dei circhi equestri e spettacoli viaggianti. Presenti 38, voti favorevoli 38, l'ordine del giorno è accolto. Passiamo adesso al secondo ordine del giorno fuori sacco, quello sui plessi scolastici, atto presentato dalle consigliere Brucoleri e Lodi, ma firmato dai capigruppo in conferenza. Il Consiglio Comunale, considerato che avverranno in territorio comunale lavori di adeguamento sismico legati al PNRR, che prevedono la chiusura di alcune strutture che ospitano le scuole dell'infanzia comunali e i nidi d'infanzia a partire dal settembre 2023, preso atto che sono tantissimi i disagi che potrebbero coinvolgere tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi educativi delle suddette scuole, considerato che il nido è il primo luogo di socializzazione della vita di un bimbo 0-3 anni e che è quindi fondamentale sia in termini affettivi che educativi che vi sia una continuità, preso atto che i bimbi seguono un percorso di inserimento che crea una relazione di fiducia tra bimbi e maestre finalizzata a favorire autonomia e apprendimento dei bambini, rilevato che le organizzazioni sindacali hanno sempre interloquito in maniera propositiva con l'amministrazione per la difesa del sistema educativo pubblico comunale 0-6 anni e dei posti di lavoro, si impegna il sindaco e la giunta, in caso di chiusura dei plessi scolastici, le classi non vengano sciolte ma spostate così come sono attualmente costituite e quindi con gli stessi bambini, che il corpo docenti venga mantenuto con la conservazione dell'attuale forza lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che in caso di chiusura i plessi ospitanti siano possibilmente locati vicino ed all'interno del quartiere di appartenenza e in maniera accorpata e non scorporata senza prevedere classi sovraffollate. Si vota. Esito votazione, ordine del giorno fuori sacco numero 2 sui plessi scolastici, presenti 38, voti favorevoli 38, l'ordine del giorno è accolto. Consigliera Lodi per mozione d'ordine, prego. Grazie Presidente, ma volevo solo fare di nuovo il punto sul tema delle, in qualità di Vicepresidente della Commissione Welfare e Scuola, sulla convocazione delle commissioni, perché in quest'Aula oggi abbiamo trattato in vario modo un tema che avrebbe avuto necessità di una commissione dedicata sul proprio il tema delle scuole materne dei nidi, perché non sono proprio d'accordo con l'assessore Brusoni quando dice vi informeremo quando gli uffici hanno deciso. Diciamo che queste sono modalità e scelte politiche su come organizzare i servizi infanzia e adolescenza, quindi sono a ribadirle che sia necessario mantenere almeno sull'urgenza le convocazioni delle commissioni, perché è stata convocata una commissione urgente, diciamo urgente, sull'edilizia scolastica, che era il tutto, il contrario di tutto. Infatti era stata mia cura dire che questi temi urgenti hanno bisogno di venire in aula, perché come avete potuto vedere anche l'aula è unanime su come affrontarli. Però è anche spiacevole dover fare ODG 55 non accettati, 54, quando basterebbe una commissione per iniziare a trattare. Io gliela ripropongo e se possibile lo possa riproporre nel calendario delle commissioni. Grazie. No, perché sennò continuiamo a fare documenti. Grazie consigliera Lodi. Iniziamo a discutere quindi il primo punto all'ordine del giorno,
La mozione numero 39 del 17 marzo 2023 contrasta la direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali. Atto presentato dal gruppo della Lega, primo firmatario il consigliere Bertorello. Sullo stesso è stato presentato un emendamento. Prego, consigliere Bertorello, a lei la parola per l'illustrazione della mozione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono contento oggi che in prima parte del Consiglio si può affrontare un tema caro al movimento politico che qui rappresento. Ora, effettivamente questa mozione poteva essere scritta in molte maniere diverse. Lei e anche altri colleghi della mia stessa maggioranza, che magari hanno sensibilità differenti, daranno atto. Abbiamo presentato un documento, come posso dire, per cercare nell'interesse italiano, quindi anche genovese, per allargare quanto più consenso si possa su un tema caldo, su un tema che è all'ordine del giorno in Europa, sia presso la Commissione europea, sia presso il Parlamento europeo. E su questo, come su altri temi, devo dire che quello che risulta a noi è come l'Unione Europea spesso e volentieri sia o faccia in modo di mettere in difficoltà o comunque di non avere a mente le peculiarità dell'Italia, che è uno Stato ancora sovrano, mediamente sovrano, forse sempre meno, come tutti gli altri paesi europei, però con delle peculiarità tra cui il paesaggio e gli immobili, quindi potrei dire il paesaggio abitativo, differenti dal resto d'Europa. E allora noi chiediamo che con questo gesto simbolico, qual è questa mozione, però si prenda posizione anche all'interno del Comune di Genova contro questo meccanismo perverso per cui a Bruxelles, con pochissima concertazione, ci impongono delle linee di condotta che non tengono conto di queste peculiarità. Potrei fare molti parallelismi oltre agli edifici del nostro patrimonio immobiliare abitativo italiano, potrei fare l'esempio dell'agroalimentare, potrei fare l'esempio dell'automotive, con questa deriva green, che per carità è positiva se si consente di tenere a mente alcuni aspetti tipici di ogni paese. Se ci impongono entro 3 anni, 5 anni di convertire tutte le automobili in elettrico senza che ci sia la sovrastruttura per produrre e per alimentare le autovetture che hanno ancora costi esorbitanti, andremo tutti a piedi. Forse è un tema, potrebbe anche essere meglio per un camminatore come me. Però facciamo crollare un comparto industriale che dà lavoro a non so quante persone. Per l'abitazione è la stessa cosa. Io sindaco non vorrei essere nei suoi panni se questa direttiva non fosse una direttiva, ma fosse un regolamento europeo, quindi direttamente cogente, applicabile e da osservare all'interno dello Stato italiano, come degli altri 27 Stati europei, se dovessimo appunto applicarlo al centro storico di Genova. Lei si immagini se entro 6 anni, scusate, si dovesse convertire con il cappotto termico, tutte quelle interventi che hanno un pregio sicuramente di efficientamento energetico, ma hanno un costo che è stato calcolato dalle principali associazioni di categoria di circa 35.000 euro a famiglia. Ora, se mi dovessero dire che domani devo affrontare una spesa nel giro di 2-3 anni di 35.000 euro, non sarei felicissimo. Soprattutto se non sarà sostenuta da degli incentivi economici previsti dallo Stato italiano e magari su fondi che derivano da fondi europei. Quindi con questo io vorrei, come posso dire, incentrare l'attenzione, no, su come sia inefficiente questa Europa. Lo voglio dire, io non sono nemico dell'Europa, sono nemico di questa Europa. Sono due cose diverse. L'Europa ormai è imprescindibile, però l'Europa deve funzionare, deve essere uno Stato federale come gli Stati Uniti, deve incidere, dovrebbe avere un esercito comune,
che non riescono a formare, dovrebbe avere un bilancio comune che non ha. Abbiamo un ministro degli esteri che è succeduto a Federica Mogherini, che non ha parlato per i 4 anni, 5 anni di mandato, ora mi pare che ci stia Stoltenberg, non vorrei sbagliare. No, mi aiuti consigliere, l'alto segretario, l'alto commissario, queste figure che abbiamo imparato a conoscere con la guerra in Ucraina. Cosa fanno? Che ricaduta c'è sul nostro territorio dell'attività politica di questi soggetti? Nessuna. L'Europa così non è né carne né pesce, infatti subisce dagli Stati Uniti, subisce dalla Cina, subisce dalla Russia, però bisogna andare in Europa e cambiarla. Quindi con questo gesto simbolico noi diciamo l'esempio lampante di quello che sto dicendo è la direttiva sugli immobili, che è completamente sbagliata e che spero che in sede di ratifica, l'Italia devo dire malauguratamente è uno dei paesi più lenti a ratificare gli atti europei, ma quindi da dire fortunatamente. Quindi speriamo che in sede di conversione ci sia la possibilità di allargare le maglie e dare una previsione maggiore, perché se da qui a pochi anni dovessimo veramente essere obbligati come cittadini italiani a mettere in campo queste condotte, insomma, sarebbe molto complicato gestirla, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista proprio comunale, degli enti locali. Mi pare che anche il sindaco di Bari, De Caro, che non è certo un leghista della prima ora come chi sta parlando, si sia espresso su questo argomento. Quindi ci vorrebbe un pochettino più di sensibilità su questi temi da parte dell'Unione Europea. A volte a me pare che si prendano decisioni perché devono essere prese, perché oggi c'è l'obbligo di andare velocissimamente verso queste condotte, per carità ampiamente condivisibili, senza però pensare alle ricadute sui territori e alle diversità dei territori, perché la Finlandia, la Svezia, la stessa Olanda, il Belgio hanno situazioni immobiliari completamente differenti rispetto all'Italia, la stessa Germania ha un patrimonio abitativo differente dall'Italia. E quindi l'auspicio è che questa mozione possa servire a gettare un sasso nello stagno e sia poi presa anche un pochettino così a simbolo anche da altri comuni e che poi sia trasmessa, come chiediamo nel secondo punto dell'impegnativa, se approvata da questo Consiglio Comunale, spero con la più ampia maggioranza possibile, agli organi competenti a livello nazionale, alla Conferenza Permanente per i Rapporti fra Stato, Regioni e Province Autonome, allo stesso Parlamento Europeo, attraverso i nostri parlamentari europei. Ieri era presente proprio qui una delegazione del Parlamento Europeo a discutere di infrastrutture e alla Commissione Europea. Grazie. Passiamo adesso all'illustrazione dell'emendamento, quello presentato dal consigliere Ceraudo. A lei la parola. Sì, presidente. Non ce l'avevo, ma ok. Sì, presidente, ma l'emendamento appunto verte su un fattore fondamentale, e cioè prima di sensibilizzare l'intera Europa, che dovrebbe essere federale, visionaria e tutto il resto, bisognerebbe sensibilizzare probabilmente un governo attuale che leva riforme proprio propense a portare avanti uno sviluppo sostenibile delle case green, e cioè ad aiutare lo sviluppo appunto di quel contesto che dovrebbe essere un percorso, ma se il percorso già lo fermiamo in partenza e blocchiamo il super bonus mettendo oltretutto in difficoltà 25.000 aziende
di cui appunto 5.000 sono soltanto nella nostra regione, di cui mettiamo a rischio 130.000 posti di lavoro, non riesco a capire appunto il collega Bertorello, che in questa mozione io ci rivedo dei contesti molto importanti e condivido pienamente, però non capisco questo lato borderline da parte della Lega qua in comune, che ammiro sinceramente, ma è borderline, perché sono al governo e ho già visto due ordini del giorno portate a difesa delle piccole e medie imprese in difficoltà appunto per il blocco dei crediti incagliati del super bonus. Vedo una mozione che appoggio pienamente, perché effettivamente le tempistiche sono brevi, e proprio per questo motivo che avevamo fatto una riforma a livello romano che possa essere di impatto, e tale era, visto che aveva portato anche il 2% di PIL e anche delle cifre notevoli sulle casse e non soltanto delle uscite. Però allo stesso tempo appunto ci ritroviamo ad oggi ad essere in grossa difficoltà, soprattutto le aziende e i lavoratori che oggi si troveranno poi in piazza anche la prossima settimana per dimostrare nuovamente domani il loro dissenso contro appunto il blocco dei crediti incagliati e su una riforma che aveva portato sia lavoro che economia. E quindi quello che voglio inserire io è nel, diciamo, proprio nell'evidenza di portare avanti appunto prima che in Europa, nel nostro paese, un'attenzione da parte appunto di questa amministrazione nei confronti appunto degli organi romani e del governo attuale, e cioè nell'impegnativa, oltre a quella che è già inserita, che posso tranquillamente condividere, è ad attivarsi tramite, anche in questo caso appunto, in ogni sede competente, affinché il percorso intrapreso col super bonus edilizio possa riattivarsi e sbloccare i crediti incagliati che mettono appunto a rischio, come ho già detto prima, 25.000 aziende nel campo dell'edilizia, e appunto nel nostro contesto ligure si preavvisano 5.000 aziende in difficoltà e 130.000 posti di lavoro che sono stati creati e che possono essere messi a rischio con dei fallimenti. Questo proprio per incentivare appunto a Roma un governo che oggi blocca queste riforme e che aiuta semplicemente le banche e non certo gli imprenditori. Grazie. Allora, prima di iniziare la discussione generale, chiedo al proponente qual è la posizione con l'emendamento proposto dal consigliere Ceraudo. Prego. Grazie Presidente, ma di primo acchito avrei ritenuto questo emendamento non ammissibile, perché secondo me va fuori tema rispetto alla mozione, che ha un contenuto più ampio e generico. Poi mi sono consultato con i miei colleghi di gruppo e, cogliendo, come posso dire, con grande spirito ecumenico e condividendo anche una parte del suo intervento, consigliere Ceraudo, io propongo una modifica per accettarlo e inserirlo nell'impegnativa, e che quindi suonerebbe per noi così: ad attivarsi presso le sedi competenti affinché siano sbloccati i crediti incagliati e poi tutto uguale, cioè eliminerei il percorso intrapreso con il super bonus edilizio possa riattivarsi. E spiego perché. Perché i crediti incagliati non derivano solo dal super bonus, cioè il bonus facciata, il 110, il 90, il 50, tutte queste pratiche che sono state previste con svariati ritocchi di una legge che voi difendete, ma che è stata rimaneggiata, mi pare, 25-26 volte in due anni. Quindi, però, siccome l'interesse è nostro, abbiamo votato, siamo stati i primi a presentare un ordine del giorno, pare due settimane fa, due consigli fa, prima firma del mio collega Alessio Bevilacqua, il nostro interesse, guardi, vada come vada, è che ora il governo metta una pezza a questa situazione, dove dall'oggi al domani ha bloccato questi pagamenti, sono incagliati, infatti usiamo il termine incagliare, e si sblocchino. Quindi
se eliminiamo il riferimento al superbonus e manteniamo la dicitura più generale adatti verso attraverso le sedi competenti al fine di sbloccare i crediti incagliati, eccetera, eccetera, poi tutto uguale, noi approviamo l'emendamento. Consigliere Ceraudo. Ma sinceramente rimango nel senso che la questione dei crediti incagliati è la prima emergenza che avviene, però proprio la questione del super bonus rientra nell'argomento della vostra mozione. Cioè voi state dichiarando in questa mozione che c'è una necessità di un intervento appunto anche da parte della nostra amministrazione perché possa realmente dare un segnale chiaro all'Europa, eccetera, però non chiedete lo stesso passo a Roma. E questo va in quel contesto. Il super bonus aveva un chiaro riferimento a una ristrutturazione delle case green per poter avere un efficientamento energetico. E proprio in questo contesto si è perso, addirittura si è guadagnato 1 milione di metri cubi di CO2 in meno nella nostra città, soltanto in un anno e mezzo di produzione del super bonus. Questo dimostra quanto sia stato efficiente a livello energetico la riforma del super bonus. Quindi io lo leverei per una questione logicamente dell'incaglio dei crediti, però diventa inefficace questo emendamento che invece secondo me andava direttamente sulla mozione in modo tale che l'andava a completare, quindi no. Scusi consigliere Ceraudo, quindi in definitiva accetta le modifiche? No, lo lascio così perché secondo me era... Ok, quindi non viene accettato l'emendamento, viene rigettato dai proponenti. Bene, quindi terminata la discussione sull'emendamento. Passiamo alla discussione generale, chiedo se ci sono interventi in discussione generale, vedo già prenotati alcuni consiglieri, prego consigliere Pandolfo, a lei la parola. Sì, è un dispiacere dover intervenire in un'aula quasi priva della giunta, sappiamo che si è giustificata l'assessore Rosso ieri dicendoci che ha preso un giorno di ferie e invece gli altri assessori non sappiamo dove siano, Gambino è lì. In bagno, un permesso, certo, accordato, e gli altri non sappiamo dove sono. Beh, e no, invece come sì, che l'assessore Corso, a cui ringraziamo, l'assessore Mascia, vedo l'assessore Campora. Consigliere Pandolfo, più che altro lo dico nel suo interesse. Sì, ma 10 minuti sono tantissimi. Va bene, perfetto, comunque. Ai quali invece dovremmo richiamarci e che non dovremmo contrastare, che dovremmo invece guardare con molto interesse, sono oggetto del mio intervento, perché laddove si parla di contrasto ad una direttiva, già nel titolo diventa complicato poter dare il proprio consenso, e quindi sarei partito da qui. Probabilmente non era sufficiente un emendamento per un solo fatto legato ai vocaboli utilizzati, ma anche allo spirito col quale questa mozione è stata presentata, perché certamente immaginare di tutelare un patrimonio ben ritrovato assessore Gambino, tutelare un patrimonio come quello edilizio caratteristico della nostra regione in particolare e in modo più generale della nostra Italia è ovviamente un interesse comune, ma credo che davanti a delle direttive che come questa guardano al risparmio energetico e al raggiungimento di prestazioni energetiche sempre migliori, tra l'altro con una finestra di 7 anni e quindi di anni per cercare l'adeguamento, non si debba ragionare sul contrasto ma di transizione, proprio quella che accompagna i termini ai quali più recentemente siamo stati abituati. Siamo stati abituati ai termini, ma pensi un po', collega Bertorello, che è il proponente,
che questa stessa amministrazione, con un'ordinanza, che l'ordinanza antismog, non ha fatto una transizione, perché ha chiesto ai cittadini genovesi in 3 mesi di adeguarsi con i propri mezzi, anche a chi era magari in difficoltà, chi lo utilizzava per lavorare, di transitare verso una realtà energetica migliore, in questo caso dei mezzi di trasporto e non delle abitazioni, ma una netta cesura, ossia il 30 di dicembre è stata fatta un'ordinanza, al 1 di marzo tutti così. Poi ovviamente c'è stata una retromarcia, perché chiaramente quelle norme non erano compatibili con la platea dei genovesi che dovevano e che devono potersi muovere, visto che non esistono sistemi di trasporto pubblico adeguati a rispondere alla domanda di mobilità dei genovesi. Ecco allora che c'è un tema che non riguarda il contrasto, bensì la transizione. Ecco, se avessimo scritto transizione verso la direttiva dell'Unione Europea con un approccio completamente diverso, considerando anche quello che, e speriamo che questo governo non faccia infrangere tutte le risorse che i governi precedenti hanno conquistato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui la nostra città beneficia largamente, perché degli 8 miliardi che vengono sbandierati quotidianamente, molti derivano appunto dalle concessioni che vengono fatte a livello europeo e dalle conquiste che i governi precedenti hanno fatto per ottenere quelle risorse. Quindi io non le contrasterei, cercherei di transitare verso l'adeguamento alle prestazioni energetiche degli edifici, alla transizione ecologica ed ambientale, che spesso, alla quale spesso anche il collega Pilloni ci richiama in quest'Aula con degli interessantissime mozioni che poi qualche volta vengono fatte ritirare. Vabbè. Questo è quello che dovremmo fare, secondo il mio giudizio, cioè condurre la popolazione, i cittadini, ad adeguarsi a questa direttiva. Credo che questo sia il nostro dovere, quindi di aiutare i genovesi a ottenere questo risultato. Grazie. Consigliere Crucioli, sì, perché prego, a lei la parola. Dunque, io appoggio e assolutamente condivido la mozione del consigliere Bertorello, perché sostanzialmente sono stufo delle imposizioni che arrivano dall'Europa e che appunto non tengono conto della specificità del nostro paese e che peraltro sono sempre a sfavore delle classi meno abbienti, perché chi può benissimo, diciamo, mettere mano agli infissi o ai cappotti, al coibentamento della propria abitazione spendendo migliaia di euro, ma ci sono invece famiglie che non possono farlo. Così però vedo che c'è questa sorta di strabismo, cioè si pone mano a delle misure che sono orizzontali, che colpiscono tutti e quindi colpiscono di più chi ha meno, ma non si pone mano invece a delle misure che possono limitare l'inquinamento, che invece andrebbero a toccare degli interessi dei maggiormente abbienti. Penso ad esempio delle iniziative che potrebbero invece andare nel senso di colpire ad esempio i jet privati, oppure le navi da crociera che inquinano tantissimo, basti pensare qua a Genova, e invece ci sono sempre misure che o attaccano la casa, che è un bene, diciamo, rifugio di tutti gli italiani, o attaccano le macchine, perché appunto si dice che appunto da qui a pochi anni bisognerà convertire tutto all'elettrico, il che significa che tante famiglie appunto non potranno far fronte a questa conversione. E però questa iniziativa del consigliere Bertorello purtroppo non ha avuto una coerenza in quello che ha fatto la Giunta pochi mesi fa,
perché appunto anche la giunta di cui fa parte la Lega, e quindi questa è una critica che io muovo al sindaco Bucci, ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè ha utilizzato una misura che sì contiene l'inquinamento, ma che va a colpire in maniera orizzontale tutti i genovesi, anche meno abbienti, con appunto la limitazione e l'impossibilità ex abrupto, cioè da un giorno all'altro, di poter utilizzare le macchine più vecchie. E quindi di nuovo mi chiedo, perché bisogna colpire il genovese che col suo pandino del 2000 va al lavoro, piuttosto che l'artigiano che col suo mezzo diesel sbarca il lunario, e invece non fare niente, ad esempio, nei confronti di quei grandi inquinanti come appunto le navi da crociera? Basta vedere i comignoli che ci sono in porto, che cosa buttano fuori di fumo nero e di odori e di inquinamento che producono, o piuttosto le imprese fortemente inquinanti. Penso nel nostro territorio, ad esempio recentemente si è discusso di quello che sta avvenendo in Val Bisagno con la ex cava Cavalletti, dove ci sono appunto produttori di bitumi che mettono in crisi un intero quartiere. Quindi sempre e soltanto nei confronti dei deboli e mai nei confronti invece dei forti. Questo vale per l'Europa, ma purtroppo vale anche per il Comune di Genova. Quindi appoggio, condivido e voterò la mozione, sperando che la Giunta faccia tesoro di questo principio che è stato enucleato in questa mozione e che non pensi che l'ecologia e quindi la conversione verde debba gravare soltanto sui poveri cristi. Si pensi a fare ecologia mettendo il costo a carico di chi ha di più. Consigliere D'Angelo, a lei la... No? Dichiarazione di voto. Ah, dichiarazione di voto, allora c'è tempo. Consigliere Pellerano. Grazie. Intervengo sulla mozione diciamo in senso favorevole, come anche come gruppo diciamo sicuramente un orientamento europeo verso un'economia più green, verso una decarbonizzazione è auspicata ed è un percorso probabilmente anche irreversibile in senso positivo, e tutti noi ci accorgiamo ormai quotidianamente nel corso di una generazione, di un mondo che cambia, di un clima che cambia in maniera veramente sensibile, quindi l'iniziativa è sposata. Però anche partendo da quella che è l'esperienza dei bonus che abbiamo vissuto a livello locale e come anche pensando al di là della realtà strettamente genovese ma proprio italiana, i bonus edilizi che partendo già da quelli 50% e quindi sul fatto di valorizzare le singole unità immobiliari e per le famiglie fargli gli interventi edilizi, facendo anche venire una convenienza fiscale sul fatto di fare dichiarazione e quindi di riportarsi poi in detrazione le spese, e lì 50%, quindi con cifre diciamo anche equilibrate, con un esborso del cittadino e un rientro fiscale equilibrato. Ma anche i bonus edilizi intesi come facciate e come diciamo 110% inteso come efficientamento energetico sono sicuramente stati dei processi positivi, con degli elementi oggettivamente spropositati e che hanno comportato anche a livello fiscale e di equilibri di bilancio dei temi esplosivi che abbiamo ormai acquisito nel bilancio e che forse in prospettiva erano spropositati. Ma il rischio che si corre in Italia è sempre quello di gettare via il bambino con l'acqua sporca, cioè per quello che riguarda l'equilibrio degli incentivi vanno ritrovati probabilmente. Rimane il tema dei crediti incagliati, e su questo il nostro gruppo si è fatto anche portatore di un'iniziativa volta a sbloccare i crediti, cioè andare a trovare delle chiavi per individuare le truffe che ci sono state, miliardarie, e sorprende che ci siano dei gruppi politici che chiudono gli occhi rispetto a questo. Magari anche portatori un tempo di uno vale uno, super come dire, sensazionalisti, super censori, e poi che gli va bene truffe da miliardi di euro, è incredibile, parlo di 5 Stelle. Ma detto questo, bisogna andare avanti
e trovare un equilibrio. L'Italia ha un patrimonio immobiliare incredibile, in grande parte storico, e su questo abbiamo visto per esperienza che il 110%, che è proprio un tema di efficientamento energetico, in realtà su quel patrimonio storico vincolato o con caratteristiche storiche estremamente complesse era di fatto inaccessibile. E questo però è un tema anche che in Europa bisogna far valere. Cioè, se non siamo riusciti a fare i cappotti termici col 110%, diventa difficile andare in una classe, diciamo, di grande livello in centro storico, perché le caratteristiche tecniche di un palazzo del 1200 non rendono tecnicamente possibile salire nemmeno di una categoria. Cioè, questo l'ho sperimentato, è di mio. Cioè, tu puoi mettere le finestre più efficienti del mondo, ma le caratteristiche che tu hai non consentono di salire di classe. Questo riguarda sicuramente il nostro centro storico, riguarda però, Genova ha anche un patrimonio edilizio vastissimo dell'Ottocento, che anche lì ha delle caratteristiche difficili da migliorare. E questo nell'interesse di tutti, non in una battaglia contro l'Europa, ma in un discorso di un percorso condiviso, ma che deve essere calato nella realtà attuale. Per cui probabilmente già un intervento di miglioramento delle finestre, degli infissi, piuttosto che interventi puntuali, devono essere incentivati e riconosciuti, in ipotesi non necessariamente collegati a un miglioramento di classe. Perché magari l'edilizia della Polonia o l'edilizia della Germania o l'edilizia della Francia, le villette monofamiliari sono diverse da quello che è un centro storico di Genova che è fatto di palazzi del 1200. E su questo non è una questione di lotta, diciamo, a prioristica o di una lotta contro il tempo o contro un percorso che è quello della decarbonizzazione, ma è un ragionamento di buonsenso. Ed è un ragionamento che non può nemmeno prescindere da valori immobiliari. A Genova, cioè, quello che puoi richiedere a una capacità economica di altri paesi non è quello che puoi richiedere alla Grecia. Non è quello che puoi richiedere neppure in determinati territori italiani. Anche guardando i valori immobiliari di Genova, ci sono dei quartieri dove fare un intervento di efficientamento significa fare dei lavori che valgono più dell'appartamento. E questo è un ragionamento che bisogna anche tenere in considerazione, perché fare dei percorsi che prescindono completamente dalle situazioni tecniche e dalle situazioni economiche delle famiglie, secondo me, non è la soluzione giusta. Bisogna ragionare su questo percorso e forse anche a livello europeo, come paese, in maniera intelligente, come sempre bisogna fare, portare avanti i propri interessi e portare avanti un percorso compatibile con la struttura sociale del proprio paese. Bravo Pelle, bravissimo. Grazie. Consigliere Bruzzone. Sì, grazie Presidente, ma lo dico con, come dire, la stima nei confronti dei proponenti, ma non mi aspettavo onestamente questo testo scritto dal collega Bertorello. Lo dico sinceramente, perché, e lo dico anche, pare assurdo, a tutela del sindaco. Dico assurdo perché sembra quasi che un gruppo di opposizione voglia tutelare il sindaco, ma le spiego perché sindaco. Perché l'impegnativa formulata così, mi riferisco alla prima impegnativa, impegna a fare il sindaco a fare una cosa che non può fare. Cioè, io mi immagino che il sindaco debba prendere lo zaino, prende il treno, va a Roma, e nei confronti di chi? A chiedere che cosa? Perché voi chiedete intanto di ratificare una direttiva quando la direttiva viene convertita al massimo del Parlamento italiano, della quale voi siete maggioranza. Primo aspetto. Secondo aspetto, mi immagino il sindaco Bucci che prende il treno, va giù e chiede incentivi europei. Ma è francamente, colleghi, ancora prima che entrare nel merito del testo, è un'impegnativa priva di senso. Cioè, che se qualcuno di noi dovesse formulare al sindaco e all'assessore competente tra 4 mesi un articolo 54 su questa mozione, chiunque della giunta vi direbbe che non ha potuto fare nulla, ma perché l'impegnativa non vuol dire nulla. E noi siamo chiamati a votare le impegnative, perché poi questi atti diventano atti amministrativi. Cioè, sembra assurdo che un gruppo di opposizione debba fare un intervento a tutela comunque della giunta, perché ora io sicuramente ho fatto campagna elettorale per altro, però in questo momento è la giunta che governa la città in cui vivo.
Per cui, se dobbiamo formulare delle impegnative, colleghe e colleghi, formuliamole, consapevoli del fatto che se poi noi dobbiamo esercitare un sindacato ispettivo nei confronti della Giunta, sia un sindacato ispettivo, permettetemi, di senso, perché un'impegnativa così non lo è. Entriamo poi nel merito della questione. Mi aspettavo, in effetti me l'ha confermato il collega Crucioli, un testo di questo tipo da, come dire, formazioni politiche che fanno riferimento e che in quest'aula sono rappresentate dal collega Crucioli. Cioè delle formazioni politiche per sintetizzare antisistema. Ora, non mi risulta che la Lega, che io credo che sia il partito più longevo rappresentato in quest'aula, siete maggioranza in comune, siete maggioranza in regione, siete maggioranza al Parlamento nazionale, è vero, siete, se non erro, opposizione al Parlamento europeo. Però, come dire, ora, presentare un testo di questo tipo dove siete maggioranza ovunque, avete da poco pure vinto in Friuli Venezia Giulia, mi sembra francamente assurdo. Dopodiché, Presidente, sono contento di aver solleticato o stimolato, qualcuno direbbe, il dibattito in quest'aula, ma vorrei completare il ragionamento, entrando nel merito della materia. Allora, la transizione ecologica, lo dico ai colleghi che mi hanno preceduto, è sicuramente un tema complesso e io francamente non ci sto a vedere, come dire, delle narrazioni tale per cui la transizione ecologica è una sorta di lotta di classe al contrario. Cioè laddove la transizione ecologica se la può permettere solo la persona abbiente e gli altri no. Guardate, la transizione ecologica non è un tema astratto e vedo e spero di avere l'attenzione del collega Bertorello, astratto e distante da noi, perché l'evoluzione, diciamo, e il dramma che il nostro pianeta sta vivendo colpisce anzitutto le persone più deboli. Non è una lotta di classe, al contrario, è una lotta di classe come l'abbiamo tutti imparate, perché colpisce inizialmente le persone più deboli. Allora, le amministrazioni pubbliche cosa devono fare? Perché a sentire il dibattito, come dire, di oggi pomeriggio, sembrerebbe che il Comune di Genova non debba fare nulla, anzi, debba, in modi, diciamo, inconcludenti, attivarsi per bloccare una parte del processo di transizione ecologica, perché questo state chiedendo, cioè che qualcuno nella persona del sindaco vada a Roma e dica no, guardate, non fatelo o non fatelo così, che però è il Parlamento nazionale che al massimo si dovrà esprimere, non il sindaco Bucci. Per cui, qui delle due l'una, o continuiamo a fare finta di occuparci del tema e facciamo finta di andare a ritirare dei premi inesistenti, tipo il premio Plastic Free del Comune di Genova, e allora continueremo, come dire, a infiocchettare dei percorsi che non sono semplicemente dei percorsi che poi sono produttivi di una buona pratica, oppure quando entreremo veramente nel dibattito delle cose scopriremo che alla fine così pro ambiente, così green, così plastic free non lo siamo, perché delle due l'una, nel senso che nei primi 8 mesi abbiamo votato mozioni appunto plastic free, ciclo posteggi e tutta una serie di cose, poi quando però si entra nel vivo vi tirate indietro, perché questo il succo del discorso. Allora, qua si tratta non tanto di chiedere incentivi europei, qua si tratta, come dire, di cogliere l'occasione di andare a rendere più moderno il patrimonio immobiliare italiano. Questo è il tema. E il tema è se lo vogliamo fare e affrontare il problema seriamente, non dicendo non ci va bene, trovatene un'altra, oppure appunto nascondere il problema. Noi siamo per affrontarlo, non siamo maggioranza da nessuna parte, noi siamo quelli, diciamo, che di solito perdono, ma orgogliosissimi di essere minoranza. Voi siete maggioranza, avete gli strumenti e soprattutto avete la responsabilità o di risolvere il problema o di proporre delle soluzioni non impegnative, un po' prive di senso, oppure sarete corresponsabili del disastro che noi tutti stiamo vivendo in questo momento. Grazie. Consigliere dell'Ostrologo. Sì, grazie. Anch'io mi unisco alle ultime critiche riguardo alla mozione presentata. Lo faccio sulla base di alcune brevi considerazioni. La prima è che diciamo che il testo secondo me non è ricevibile per una serie di elementi che lo caratterizzano, questo al di là di alcuni degli interventi che ho sentito soprattutto del consigliere Pellerano, cioè il testo in realtà contiene degli elementi
diciamo, di accento critico e che ne comportano una lettura ben diversa da quello che si è voluto dire. Intanto il titolo, cioè il contrasto alla direttiva dell'Unione Europea, come ha detto anche qualcuno prima di me, è un titolo fortemente aggressivo ed è un titolo che dal punto di vista istituzionale secondo me non è corretto. Devo dire che il fatto stesso che la mozione si concluda con un'impegnativa per il Comune di trasmettere il documento agli organi preposti che dovrebbero poi recepirlo e lascia abbastanza perplessi per l'idea che il Comune di Genova mandi in giro probabilmente al Governo, al Parlamento, un documento il cui titolo è contrasto ad una direttiva dell'Unione Europea. Ma poi anche il contenuto non è del tutto esente da critiche e soprattutto è un po' approssimativo, per essere gentili. Cioè, ad esempio, quando in una premessa si dice che la direttiva europea prevede che tutti gli edifici residenziali dovranno essere resi green, adesso lo dico per velocità, entro una determinata data. Non è vero. Così come non è vero che la direttiva abbia già completato il suo l'iter, diciamo, di normazione del fenomeno, perché per chi ha avuto la possibilità di leggere sa benissimo che la direttiva ha stabilito un principio, ma che adesso si apre una fase molto delicata nella quale gli Stati membri negozieranno con l'Unione Europea sia le modalità di intervento e soprattutto di finanziamento. E soprattutto chi l'ha letta sa anche che è prevista una quota di immobili che per diverse caratteristiche, caratteristiche architettoniche, caratteristiche storiche, caratteristiche di case popolari, saranno esenti dall'intervento di Green. Quindi la verità è un'altra rispetto a quello che è stato detto. E soprattutto non è vero che ci sarà un intervento classista, perché proprio il fatto che sia previsto che gli Stati intervengano con robusti finanziamenti per consentire questo tipo di adeguamento in termini energetici e, diciamo, di rispetto climatico è proprio diretto ad evitare un peso sulle classi meno abbienti. Il fatto stesso che le classi popolari possano essere esentate dalla riqualificazione e il fatto che si possa intervenire con strumenti normativi. Noi siamo un paese che dovrebbe pensarci due volte prima di rivolgere tante critiche all'esterno. Siamo in una situazione in cui, per espressa ammissione del governo in carica, abbiamo utilizzato i fondi del PNRR per il 6% rispetto a quello che avremmo dovuto fare. In questo momento pensare di rivolgere le critiche all'Europa quando avevamo gli strumenti finanziari per consentire quelle perequazioni di tipo economico che avrebbero permesso o permetterebbero o permetteranno, spero che si riesca a rimediare in tempo, che gli interventi diretti tra le altre cose garantire la transizione ecologica possano non gravare sulle classi meno abbienti, appunto diciamo che dovremmo farci un esame di coscienza prima di iniziare a parlare sempre e comunque male dell'Europa. Detto tutto questo, un'altra cosa che voglio contestare è quando si dice che gli interventi sulla casa sono gravati sulle classi meno abbienti. Vorrei ricordare a tutti che gli interventi sulla casa sono stati messi a disposizione di tutti e quindi anche sotto questo profilo l'obiettivo era proprio quello di consentire a qualunque proprietario di casa, ovviamente, di poter usufruire di finanziamenti pubblici per poter intervenire a modificare in senso maggiormente, diciamo, a tutela ambientale e energetica la propria casa, e ovviamente il finanziamento sarebbe ricaduto secondo i principi poi di tassazione generale che almeno ancora per ora nel nostro paese sono assistiti dal principio di tassazione progressiva e quindi vanno a gravare sulle spalle di chi più ha e più riceve e quindi meno debba ricevere. Spero che questo principio rimanga, anche se ho qualche dubbio, ho sentito le ultime novità da parte del governo. Detto tutto questo, quindi questo è il motivo, così evito di intervenire dopo, per cui voterò contro. Grazie. Consigliere Gozzi. Grazie Presidente, ma a noi sembra che al di là del titolo della mozione che parla di contrasto, il testo non assuma i toni apocalittici e mistificatori che invece abbiamo udito da molti esponenti politici nazionali, ma anche da associazioni della proprietà immobiliare, ma si limiti a chiedere di calare meglio nella realtà italiana
una misura che è stata assunta a livello europeo. Ci sembra peraltro anche un'impostazione in qualche modo coerente col fatto che stiamo parlando di una direttiva europea e non di un regolamento europeo, che quindi vada recepita, come chi mi ha preceduto ricordava correttamente, con un piano ad hoc da ogni Paese membro e deciso da ogni Parlamento. Una direttiva che ha degli obiettivi minimi, che noi riteniamo che possano anche essere perseguibili e compatibili con un'istanza di una revisione dell'impostazione complessiva che possa accompagnare meglio il restante patrimonio immobiliare italiano verso, verso questa transizione in maniera più consona alla realtà esistente e in una revisione anche degli obiettivi più generali. Ci sarebbe semmai da dire ancora di più rispetto a quello che è stato detto in questo testo, da dire che troppe volte in Italia si finge di scoprire la questione solamente quando la direttiva arriva all'attenzione del Parlamento europeo, eludendo di dire che un dibattito in particolare su questa questione è almeno acceso da un decennio a livello europeo. E questo la dice lunga sulla qualità del dibattito pubblico italiano, parlo ovviamente a livello di paese, non è una critica specifica a questo consesso, e anche del lavoro che i nostri parlamentari europei svolgono e del loro livello di rappresentanza nei confronti delle istanze del territorio che dovrebbero rappresentare. C'è da dire poi che altri grandi paesi europei hanno affrontato sicuramente in maniera migliore e più lungimirante la situazione, adottando misure meglio mirate da anni e ben indirizzate verso l'obiettivo. Noi abbiamo ci troviamo ad avere speso 3 punti di prodotto interno lordo a carico dello Stato in una pletora di bonus anche giusti, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, in particolare dal consigliere Pellerano, ma molte volte confusi, senza identificare le classi di reddito dei beneficiari o senza porre come unica priorità l'innalzamento della classe energetica. Questi ci sembrano elementi che ci sembra utile porre nel momento in cui sosteniamo l'istanza come è stata presentata dai consiglieri proponenti, un'istanza che, come è stato ricordato, contiene certamente una persuasione morale autorevole che è richiesta al sindaco per orientare scelte e comportamenti, non credo che sia né la prima né l'ultima che quest'Aula ha fatto o farà e che quindi non ci sembra un elemento per poter in qualche modo dare un parere negativo rispetto all'istanza che riteniamo condivisibile. Ricordo che siamo ancora in discussione generale, manca ancora il parere della Giunta. Prego, consigliere Costa. Sì, grazie Presidente. Da convinti europeisti, ricordo che Forza Italia è la proiezione nazionale del Partito Popolare Europeo, siamo però contrari alla direttiva così come formulata, come dimostra appunto anche poi il voto dei nostri parlamentari europei. Perché il principio e l'obiettivo finale, ovvero quello dell'efficientamento energetico, correlato a tutti gli aspetti ambientali, è evidentemente opportuno e condivisibile. Ma i processi di transizione, questo vale per questo tema, questo argomento, ma anche per altri argomenti, vanno gestiti e governati con gradualità, per evitare che le ripercussioni negative siano superiori poi di fatto a quelli che sono i benefici. Ogni Paese membro ha le sue peculiarità da conoscere, interpretare e rispettare. È vero, come ha anticipato il collega Gozzi, che la direttiva è uno strumento flessibile che va a configurare e prefigurare degli obiettivi, ma lascia poi ai singoli Paesi la libertà di definire le modalità e le disposizioni attraverso i quali conseguire l'obiettivo stesso. In questo caso però i termini prescrittivi, sia procedurali che temporali, 7 anni pensiamo, è un orizzonte temporale insostenibile, sono evidentemente troppo stringenti, per non tralasciare poi quelli che sono i costi insostenibili che andrebbero a ricadere sui singoli cittadini. E non consentono in questo caso al Paese membro di adeguare e armonizzare con le sue esigenze, con le sue peculiarità, pensiamo all'estensione del patrimonio edilizio immobiliare storico che ha l'Italia, un obiettivo che rimane evidentemente legittimo. E questo secondo me è un grave errore, un errore a monte. Pertanto ringrazio i colleghi della Lega per aver posto all'attenzione dell'Aula questo, diciamo, tema che è estremamente importante, e anticipo il sostegno all'iniziativa da parte di Forza Italia. Grazie. In discussione generale, prego, consigliere D'Angelo. Sì, grazie Presidente, ma diciamo che va ringraziato chi ha portato in quest'Aula una tematica che in qualche maniera eleva la discussione alla quale siamo abituati negli ultimi tempi, anche se devo dire la verità nei contenuti ho difficoltà a condividere quanto ascoltato in buona parte fino ad adesso. Questo perché il tema posto
porta un elemento di merito che ha una ragionevole ragion d'essere, cioè il tema della compatibilità, della sostenibilità, diciamo così, della transizione ecologica dal punto di vista sociale. Non è un elemento di novità, e stupisce che in questo paese questa discussione si sia attivata nel 2023, un paese che ha dato i natali a una figura che forse ci ha lasciato troppo presto, che era Alexander Langer, e che nel 1994 disse una frase importante: la transizione energetica sarà possibile solo quando sarà socialmente desiderabile. Sembra una banalità, forse etichettabile come naif da parte di certa destra, ma in quell'espressione di 25 anni fa, se non ormai 30, c'era buona parte di quella che è la sfida per la quale l'Europa, il nostro continente, il nostro paese oggi è impegnato e si deve impegnare nel raggiungimento di alcuni obiettivi. Perché se la transizione energetica, la transizione ecologica, la lotta per una giustizia climatica viene interpretata, come ascoltato anche dalla parte moderata della destra presente in quest'aula, cioè come un elemento quasi di declassismo di una giusta battaglia, ecco, penso che sia la maniera peggiore per affrontarla. Il tema della transizione energetica è un punto di equità fondamentale. Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini dei consiglieri, alcuni consiglieri di centrodestra che brandivano una bandiera europea richiamando i grandi valori dell'Europa, ma quando c'è da discutere di come portare avanti questo continente su alcuni valori che siano diversi da quelli di Visegrad, quel centrodestra moderato alla fine abbraccia la destra più radicale. Devo dire la verità, dispiace anche aver ascoltato alcune accezioni nell'affrontare questo tema che nulla hanno a che vedere con la direttiva in essere. Perché la direttiva in essere è, diciamo così, così come nasce all'interno del Parlamento europeo, una direttiva che, come è stato sottolineato dal collega dell'Ostrologo, impegna gli Stati membri all'applicazione. E il Partito Democratico, il Gruppo Socialista, l'Europarlamento hanno presentato un testo che diceva chiaramente che bisognava impegnare l'Unione Europea nel monitorare l'applicazione di questa direttiva e valutare progressivamente l'inserimento di nuovi strumenti, anche finanziari, per il sostegno alla transizione energetica. La Lega ha partecipato a quel voto e casualmente si è astenuta. Ora, di fronte al gruppo socialista che chiede di mettere più soldi, perché è vero che l'Europa euro-mediterranea più fatica ad affrontare questo tema rispetto al nord Europa, i sovranisti, gli amici di Visegrad, scelgono, come sempre accade, di andare contro l'inserimento di nuovi strumenti per agevolare l'Unione Europea, per agevolare in qualche maniera l'utilizzo giusto e equo dello strumento dell'Unione. E allora in questo senso mi appello anche al buon senso che può albergare nella parte moderata del centrodestra, nel rivedere alcune dichiarazioni di voto. Perché il tema centrale oggi è come noi consegniamo a chi verrà dopo di noi un'Europa giusta, unita sociale e climatico. È un'Europa che consuma il 27% del suo fabbisogno energetico per immobili che hanno un consumo eccessivo e il 26% per l'industria. Porta con sé un tema, un problema, che non significa andare ad aggredire i centri storici. A parte che già nella direttiva il 22% degli immobili sono esclusi. Gli stati nazionali devono applicarlo. L'Europa può aumentare i finanziamenti. In questi giorni il sindaco di Genova, insieme a tanti altri sindaci, soprattutto di centrosinistra, stanno reclamando maggiori finanziamenti del PNRR per quanto riguarda le grandi città del nostro paese. Ora, ieri in questa città è arrivata la delegazione dei parlamentari europei. C'era tutto il centrodestra ad accoglierlo, compreso il nostro sindaco. E alcune parole pronunciate in quella sede sono parole anche interessanti, che mi sembra anche giusto citare. Perché quando arriva il presidente della Commissione dei Trasporti e cita: questa è una città veramente impressionante, è la porta del Sud Europa e deve farsi portavoce delle ambizioni europee dal punto di vista climatico, dal punto di vista dell'equità sociale e soprattutto per quanto concerne un'apertura verso il Mar Mediterraneo. La coerenza avrebbe voluto che gli europarlamentari della Lega presenti, gli europarlamentari di Forza Italia presenti, gli europarlamentari di Fratelli d'Italia presenti, dicessero che non siamo d'accordo con questa Europa, che non siamo d'accordo col fatto che questa Europa investa in questa città. E invece così non è stato. C'era il comitato di accoglienza sotto Palazzo Tursi. Ci vuole coerenza nelle azioni. E anche in quello che si dice, se oggi è solamente un elemento per qualificare la presenza della destra estrema in questo Consiglio Comunale,
Ben venga che qualche parte moderata del centrodestra sostenga in qualche maniera i compagni di viaggio di questi 5 anni, certo con un po' onestamente di ipocrisia, ma non diciamo che la direttiva europea è vincolante al 100%, che è la contraddizione di una lotta di classe che contrasta i poveri. I poveri, se qualcuno vuole contrastarli, basta che guardi questo governo guidato da Giorgia Meloni, di certo non questa direttiva dell'Unione Europea, che va applicata. Ma forse in quest'Aula il pezzo di carta che avremmo dovuto votare, seguendo anche le parole del sindaco, dei commissari europei, di quello che spesso noi diciamo, è come raccogliere maggiori risorse in questo paese, dove governa la destra, per agevolare la transizione energetica e renderla socialmente desiderabile per tutti. Perché è vero, la transizione ecologica non può essere un qualcosa di elite, non può essere destinata alle zone ZTL, è un qualcosa che riguarda tutti, ma riguarda soprattutto le fasce più deboli, quelle che sono più intaccate dal cambiamento climatico, che sono più intaccate dall'aumento della spesa per i costi energetici, perché non lo dice il Partito Democratico, non lo dice il gruppo socialista del loro Parlamento, ce lo dicono i numeri, che l'aumento dei costi della vita, soprattutto i costi energetici, si abbattono sulle imprese e sugli ultimi nel nostro Paese. Ma questa sarebbe dovuta essere la discussione in quest'Aula ed è la motivazione per la quale il Partito Democratico voterà contro questa ipocrisia nel dire che la colpa sta nella direttiva europea. No, la colpa sta nel fatto che chi governa questo paese, la destra, decide di prendere l'Europa come nemico giurato, di rinunciare a raccogliere ulteriori fondi e di far transitare quei fondi alle fasce più deboli della nostra società in un'azione giusta per in qualche maniera adeguare il consumo energetico degli immobili nel nostro paese a quelli che sono standard di garanzia di equità sociale e ambientale. Questa è la battaglia di tutta Europa. In molti casi, lo sottolineo, è una battaglia anche delle destre liberali di questo continente. È una battaglia di chi non nega la transizione climatica, di chi non nega il fatto che c'è un problema. Vedo il collega Pasi sorridere, lo vedo vestito oggi come Donald Trump. Donald Trump, vostro modello politico, è riuscito a sostenere che l'aumento nella temperatura climatica nel nostro paese, l'innalzamento dei mari, non è un problema. Ci saranno più villette sul mare. Lo ha detto Donald Trump, il capo dei sovranisti di questo mondo. Io non penso e spero che in quest'Aula ci sia una maggioranza che pensa che l'innalzamento dei mari sia un'occasione per avere più villette sul mare, ma questa teoria che compone in buona parte sta alla base di questo documento è la negazione della realtà. E allora di fronte alla realtà penso che un consiglio comunale della stessa città d'Italia si impegni come tutti i consigli comunali Quinta, come tutti i consigli comunali del nostro paese, chiedo al sindaco per favore rispetto, per agevolare la transizione energetica. Infine ho visto il sindaco che ha detto che lui a Roma ci va in barca, ne prendiamo atto e siamo contenti, temevamo che utilizzasse una di quelle macchine elettriche utilizzate per finalità turistiche che vengono utilizzate da alcuni suoi assessori per girare per la nostra città, forse la transizione ecologica qualche assessore la vuole fare così, sindaco le rammento il rispetto delle spese a carico dei cittadini e dei contribuenti, grazie. Per favore, non entriamo no. in discussione generale, il consigliere D'Angelo può dire. Prego, consigliere Barbieri. Grazie Presidente, cercherò di riportare la discussione all'ordine del giorno perché il collega che mi ha preceduto dal mio punto di vista si è spinto anche su terreni differenti da quelli della mozione, prendendo alcuni appunti. Infatti verso la fine di questa discussione ho anche faticato a tenere un attimo il punto, anche perché da una lettura oltremodo approfondita della mozione presentata dal collega Bertorello, io devo rammentare ai colleghi del Partito Democratico che quando parlano di fasce più deboli e di attenzione verso gli ultimi e addirittura di negazione della realtà, considerando il 2030 come anno in cui questa transizione dovrà essere compiuta per la maggior parte, secondo me sono loro che non hanno più chiaro in testa che cosa sia la realtà. Noi parliamo di un territorio, quello genovese, che oltre a ospitare ovviamente il centro storico più grande d'Europa,
ha una percentuale elevatissima di edifici molto, ma molto antichi. E parlando di ultimi, di persone con difficoltà economiche, io vorrei sapere dove pensano che queste persone riusciranno a efficientare il proprio edificio in 5 o 6 anni, considerando anche e rammentando anche a tutti i colleghi che dall'ultima commissione effettuata sul Superbonus abbiamo avuto i pareri ben chiari delle associazioni di categoria, dall'Ordine degli Architetti, eccetera, che la situazione è veramente difficile, per cui anche accettando il fatto che l'elite di questo paese, in un'opera filantropica di diciamo alla Soros, per usare un eufemismo da moderati riformisti di centrodestra come considerati poco fa, trovo difficile che queste persone possano spingersi nel ricostruire le case delle persone più umili non avendo a disposizione né i ponteggi né la manovalanza necessaria a dotare questi edifici della manodopera necessaria. Per cui diciamo che non perdendo tanto tempo in discorsi troppo inutili, io chiederei di riportarci un po' a una situazione di buon senso. Lo diceva Aristotele, no? In medio stat virtus. E rileggendo ulteriormente l'impegnativa, il collega Bertorello non ha fatto altro che chiedere alla giunta e al sindaco di farsi portavoce di un dato di fatto, ossia che in una regione come la nostra non è possibile riuscire a intraprendere le direttive dell'Unione Europea nei tempi che hanno suggerito. Per cui, al netto di tutto questo, non esprimo un voto perché siamo in discussione generale, ma presumo che poi il mio collega capogruppo vorrà concludere il percorso che ho iniziato adesso. Grazie Presidente. Consigliere Pasi, in discussione generale. Prego. Sì, grazie. Oltre a intervenire specificando che io sono molto meno biondo e anche molto meno abbronzato dell'ex presidente degli Stati Uniti, che tra l'altro non credo avesse sulla propria cravatta la bandiera di Genova, ma questo è un altro discorso, e oltre a concordare perfettamente con quanto i miei colleghi della maggioranza hanno espresso prima, soprattutto ovviamente col collega Barbieri, ci terrei a rileggere un momentino quella che è l'impegnativa, che poi è la prima sulla quale si è discusso tanto, che pone la mozione del consigliere Bertorello e dei colleghi della Lega, perché ogni tanto secondo me fa bene leggere un attimo ad alta voce e cercare di capire perché questa discussione si sia incagliata su qualcosa che secondo me è assolutamente non concernente effettivamente quello di cui stiamo effettivamente parlando. Perché dice: ad attivarsi in ogni sede competente, ovviamente il Comune di Genova fa tante cose ma non può anche andare a mediare con l'Unione Europea quelle che sono le direttive del Parlamento, affinché la direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici venga modificata in sede di ratifica dal governo italiano, come ci si ricordava non è giunta al termine la legge, deve essere ancora ratificata dal governo italiano, al fine di tutelare la peculiarità del patrimonio edilizio italiano e ligure. Lo sappiamo, la nostra penisola è particolarmente stata interessata da dei fenomeni di edilizia che hanno proseguito quello che è il percorso storico urbanistico. Le nostre città sono ancora molto spesso nella forma addirittura che avevano nei tempi delle colonie romane, quindi ci mancherebbe, oggi gli edifici non sono più così antichi. Però, guardi, le assicuro, consigliere Abruzzone, che è proprio così, gli studi archeologici a riguardo sono molto chiari. Consigliere Pasi, non si deve rivolgere ai consiglieri, si deve rivolgere... Mi devo rivolgere al Presidenza, chiedo scusa alla Presidenza. Grazie. Dico, allora però chiederei anche che nessun altro si rivolga a me mentre parlo, grazie. Dicevo, continuo a leggere, consentendo una sua graduale riqualificazione, contribuendo ad incrementarne il valore, che è proprio quello che mi sembra stiate proponendo anche voi, ma dice di più addirittura, e prevedendo un quadro di incentivi europei finalizzati a ridurre il costo delle ristrutturazioni. Consigliere D'Angelo, è quello che ha proposto lei. Mi sembra perfettamente in linea con la proposta europeista che io rivendico. Lei citava che noi qualche consiglio fa, anzi, il consigliere D'Angelo citava che qualche consiglio fa noi, io e il collega Barbieri, ci siamo alzati per sventolare la bandiera europea. Non ce l'abbiamo dietro, ma penso che lo potremmo anche rifare in questo momento. Non rinneghiamo quelli che sono i nostri valori europeisti, anzi, però questi
si devono giustamente inquadrare all'interno di una contestualizzazione nazionale e ancor più ligure, genovese, pensate al nostro centro storico e a quelle che sono le peculiarità di quel patrimonio edilizio, perché possa avere proprio quelle cause sociali ed economiche ed evitare che queste possano inficiare su quella che è la mozione, su quella che è questa direttiva, che giustamente secondo me da applicare in un certo modo della transizione ecologica, perché altrimenti avremo dei seri problemi, penso occupazionali, penso di ricadute sociali, che sono effettivamente da tenere in considerazione, e questa mozione è esattamente quello che chiede. Poi se vogliamo stare a sindacare sul titolo, sulla parolina, quello che volete, però l'impegnativa è molto chiara e anche le premesse, sinceramente, che io ho letto attentamente, sono molto chiare. Quindi io non anticipo quello che voteremo, perché lo farò tra pochi minuti in sede di dichiarazione di voto, però sinceramente mi sembra che la discussione si sia spostata su: ah, noi siamo più europeisti di voi e voi siete ipocriti perché sventolate la bandiera e poi non lo siete. Ma è importante andare a chiarirci che essere europeisti non significa ogni volta che si tratta di una legge del Parlamento europeo allora siamo tutti d'accordo. Essere europeisti significa credere, riconoscersi in quei valori, portarli avanti, ma sapere perfettamente quali cause economiche certe leggi possono portare. Perché se si nega che queste direttive sono parte del nostro patrimonio politico, ancor prima che ideologico, e che naturalmente il Parlamento europeo è un'istituzione fondante per quello che ci riguarda, si negherebbe, potremmo addirittura negare che ogni volta che il Parlamento italiano faccia una norma contro qualsiasi cosa che possa non andarci bene, noi vorremmo la scissione della Repubblica di Genova. Cosa significa? Siamo contrari all'Italia? No, faccio un esempio. Siamo contrari all'Italia ogni volta che critichiamo una norma di un governo? No, non lo siamo. E la stessa cosa non succede per l'Unione Europea. Questa mozione è per noi assolutamente accettabile e comunque lo dirò dopo in dichiarazione di voto. Donald. No, cioè, prima c'è il parere della giunta, scusi. Allora, terminata, per cortesia, consigliere Bertorello, per cortesia, un attimo, riordiniamo un attimo le idee. Allora, passiamo adesso, se non ci sono altri interventi in discussione generale, passiamo adesso al parere della giunta. Prego, assessore Campora. Grazie Presidente. Ringraziamo il gruppo della Lega per aver portato all'attenzione della civica amministrazione un argomento così importante, che condividiamo il contenuto, condividiamo anche le preoccupazioni, tenuto conto anche del fatto che la nostra città ha una particolare morfologia, una particolare urbanistica, quindi il parere è favorevole e peraltro abbiamo apprezzato anche nella giornata di ieri la visita della Presidente della Commissione europea, che testimonia anche la centralità della nostra città, di cui tutti dovremmo andare fieri. Grazie. Bene, passiamo adesso alle dichiarazioni di voto. Ci sono... Prego, consigliere Crucioli, a lei la parola. In dichiarazione di voto. Dunque, innanzitutto sulla critica che è stata mossa alla mozione relativamente all'impegnativa non attinente alle competenze del sindaco. Non concordo su questa eccezione che viene fatta, perché l'articolo 58 del nostro regolamento dice esplicitamente che la mozione serve per esprimere posizioni su argomenti di particolare rilevanza, e poi al comma 2 specifica che possono essere presentate mozioni anche su temi di carattere generale di particolare risonanza nazionale e internazionale. Quindi la mozione è uno strumento che serve proprio per dichiarare la posizione del comune su determinati aspetti anche non di stretta competenza comunale. Quindi l'eccezione di carattere formale che è stata mossa da un collega non coglie nel segno. Venendo al merito, è condivisibile. Qualcuno ha detto: voi votate a favore di questa mozione perché siete pregiudizialmente contro rispetto all'Europa. No, io non sono pregiudizialmente contro l'Europa. Così come non sono pregiudizialmente contro alla giunta che amministra questa città. Io giudico l'albero per i frutti. Quando l'Europa fa dei provvedimenti buoni, purtroppo raramente, io dico
sì, è un provvedimento buono. Quando più spesso fa un provvedimento negativo, lo critico. Così anche per quanto riguarda le questioni di attinenza cittadina, di mia attinenza di consigliere comunale, quando questa giunta fa cose buone, applaudo e voto a favore. Quando fa cose che io ritengo sbagliate, le critico anche duramente. E quindi, nel caso di questa mozione, ritengo che il provvedimento europeo sia effettivamente da contrastare, e quindi sono contento anche del titolo particolarmente aspro che i proponenti hanno voluto dare a questa mozione, contrasto alla direttiva. Così come ho criticato e critico il provvedimento della Giunta che ha imposto in maniera similare a quello che vuol fare l'Europa con gli immobili, l'ha voluto fare con le macchine qui nel territorio comunale genovese, da un giorno all'altro, andando appunto a colpire le fasce più deboli. Perché sì, io sono a favore dell'ecologia, io sono fortemente orientato a una politica verde che tuteli l'ambiente, ma voglio che si cominci a tutelare l'ambiente colpendo quelle attività inquinanti che sono appannaggio dei ceti maggiormente abbienti. Quindi non tollero e ritengo profondamente sbagliato ed iniquo che si vada a colpire per la tutela giusta dell'ambiente, si vadano a colpire per primi i meno abbienti. Si vada quindi a colpire prima, ad esempio nel territorio del Genova, prima di colpire la pandina vecchia, si vada a colpire il SUV, si vada a colpire il jet privato, si vada a colpire la nave da crociera, si vada a colpire l'impresa inquinante. Stessa cosa in Europa, prima di andare a rompere le scatole a chi magari con i risparmi di tutta la vita con un mutuo che si ha soltanto la casa di proprietà, andiamo a colpire le attività inquinanti che portano grandi lucri a pochi. Quindi non misure orizzontali, ma andiamo prima a colpire chi ha di più, se no è una misura iniqua, così come lo è stata in certi versi anche il superbonus, perché è sbagliato consentire a chi ha la seconda casa al mare, la villetta al mare, di potersela ristrutturare, mentre era giusto consentire di poterlo fare a chi aveva la prima casa e quindi non l'avrebbe mai ristrutturata perché non avrebbe avuto questi strumenti. Quindi ogni misura va valutata per quello che è, e purtroppo l'Unione Europea, fortemente funzionale rispetto alle elite europee e alle elite finanziarie europee e occidentali, purtroppo impone all'Italia sempre più spesso dei provvedimenti che sono non convenienti per il popolo italiano e che vanno contrastati, esattamente come dice questa mozione. Consigliere D'Angelo, in dichiarazione di voto, prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente, ma in discussione generale ho ovviamente espresso l'opinione personale e quella del gruppo del Partito Democratico. Devo dire la verità che avrei ascoltato in maniera attenta e positiva da parte soprattutto della Giunta una dichiarazione, quantomeno una declinazione dell'espressione finale, cioè quella della modifica dell'attuale testo della direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici. Cioè sapere qual è la modifica che viene proposta rispetto alla direttiva dell'Unione Europea. Cioè, mentre si declina, ed è stato detto in quest'Aula dagli amici del gruppo liberale all'Europarlamento, che casualmente hanno votato con il gruppo socialista all'Europarlamento per questa direttiva, ma capire in qualche modo qual era la modifica da attuare, perché così com'è conformato questo testo, al di là della retorica che in qualche maniera caratterizza spesso queste discussioni, cioè è evidente che ci sono due elementi distinti, distanti e contrastanti. Contrastante come l'obiettivo stesso di questo documento, perché il collega Bertorello, che non è espressione del Partito Socialista Europeo né del Partito Democratico, ma di un partito che legittimamente si colloca in uno schieramento chiaro nel Parlamento Europeo, non ci propone l'integrazione delle risorse finanziarie per agevolare in qualche maniera l'applicazione della direttiva europea, ci parla di contrasto. E do valore alle parole del collega Bertorello, che nella sua relazione ha spiegato bene le ragioni che hanno portato il gruppo della Lega a sottoscrivere e presentare questa mozione. Devo dire la verità, sono meno persuaso dalle motivazioni, quantomeno
un po' distanti dall'obiettivo iniziale che sono state fatte da alcuni colleghi della maggioranza. Ma al di là di questo, ci sono alcuni passaggi che ovviamente non possono trovare da parte nostra ovviamente un favore, anche in qualche maniera nelle considerazioni, nelle premesse rispetto a quello che viene indicato. È evidente che non ci può essere giustizia ambientale senza giustizia sociale, ma la sfida non è rimuovere una delle due e non è neanche mettere in contrasto la prima con la seconda o viceversa, ma è capire come gli strumenti finanziari utilizzare per tutelare le fasce più deboli in questo procedimento. E in questo documento non c'è nulla di tutto ciò, c'è solo il contrasto a indicazioni enormi di natura ambientale per favorire la transizione energetica. Spero che il sindaco Bucci, insieme al sindaco Sala, insieme al sindaco Nardella, insieme al sindaco De Caro e a tanti altri sindaci del nostro paese che hanno sottoscritto un documento importante per ricevere finanziamenti ulteriori del PNRR, in qualche maniera prenda atto di questa mozione come un atto di posizionamento politico e vada avanti nella ricerca di finanziamento che porti il nostro paese nel recepire quelle che sono le missioni del PNRR, tra le quali ovviamente c'è anche la transizione ecologica. Per questo il nostro voto, mi scuso, sarà ovviamente contrario. Consigliere Gandolfo. Sì, grazie Presidente. Liguria del Centro si dichiara favorevole alla mozione, anche proprio per le parole riportate dal mio collega consigliere Pellerano, per proprio anche per affrontare tutte quelle crisi che ci saranno, che comunque l'Unione Europea porterà, nel senso nel bene e nel male l'Unione Europea porterà delle direttive e non ci stiamo, per quanto noi siamo a favore dell'Unione Europea, siamo europeisti. Però non possiamo di certo, in base alle direttive che arrivano, non poterci esprimere. E in questo aspetto ci tengo a citare la dichiarazione che fece uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, Jean Monnet, perché l'Unione Europea sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi. Ho voluto leggerla perché ritengo che sia corretto riportarla in maniera corretta e da questa dichiarazione voglio dire che quando ci sono tutta una serie di direttive è giusto anche che l'Italia, la regione e anche il comune stesso possa far notare dove ci sono delle difficoltà proprio per superarle. Grazie. Consigliere Ceraudo, prego, a lei la parola. Ma parto intanto dall'ultima impegnativa, trasmettere il testo del presente provvedimento alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al governo del Parlamento europeo, alla Commissione europea, peccato manchi la Padania. Però rimanendo su questo termine, su questa parte qua, il sindaco fa il sindaco, fa il commissario, ogni tanto fa il doge, può fare anche il messo comunale, quindi portare tranquillamente giù il documento che verrà probabilmente approvato in quest'aula qua senza nessun problema. Quindi sull'impegnativa probabilmente non ci sono problemi. Sulla prima parte però invece dell'impegnativa c'è una parte in cui si cercano gli strumenti adatti appunto a trovare l'opportunità di fondi e transizione ecologica. Beh, lo strumento, come ho detto in precedenza, nell'intervento precedente, c'era già ed era il super bonus. Anche se, ripeto, oggi ho sentito parecchi interventi che mi hanno anche abbastanza sollecitato questo mio intervento, proprio ad esempio sulla questione del collega Pellerano che dice che noi abbiamo fatto delle riforme atte poi a evadere. Questa è la solita teoria che si utilizza quando non si vogliono fare delle leggi o dei decreti sociali. Sì, si fa ad esempio il reddito di cittadinanza, poi si trova magari il camorrista che percepisce il reddito di cittadinanza, allora il reddito di cittadinanza non va bene, cosa facciamo? Leviamo il reddito di cittadinanza, ma lo leviamo a tutti quelli invece che ne hanno bisogno. A 2 milioni di persone che ne hanno bisogno, di cui 1 milione non ha neanche la possibilità di lavorare. Questo vale anche per il super bonus. Super bonus, che voglio ricordare i numeri perché poi
a propaganda sterile le possiamo fare tutti. Ma in realtà, se andiamo a vedere e verificare quali sono state le truffe sul super bonus e non sugli altri bonus, parliamo dello 0,01%. Però andiamo a vedere i valori che ha alzato il super bonus. Il super bonus ha alzato il PIL nel 2021 del 6,7% e del 4% in più nel 2022. Ha creato, appunto, come detto in precedenza, ha tolto 10 milioni di metri cubi di CO2, quindi se parliamo di transizione ecologica questo è un valore aggiunto e dobbiamo prenderlo. Ha creato un tesoretto di 15 miliardi, però qualcuno contesta la famosa balla dei 3.500 euro a persona sul debito pubblico. Bene, vi faccio una sorpresa, ma dovreste già saperlo, non crea debito pubblico. Anzi, in realtà dei 70 milioni erogati, 43 milioni sono già di gettito che sono rientrati nelle casse, e proprio per quel motivo, quando c'è stato il governo, ahimè, Draghi, quel tesoretto è servito a calmierare le spese delle bollette e della benzina, cosa che questo governo non sta facendo. Anzi, questo governo ha ben visto e ha ben deciso di portare e di togliere tutte queste agevolazioni, che sono tutte agevolazioni per i più poveri, sono riforme sociali e non riforme per chi poteva fare determinate azioni o chi ha i soldi. E questo lo può essere ben chiarito anche sul fattore, appunto, del blocco del super bonus, che mette a rischio 25.000 aziende. 5.000, come detto in precedenza, nel nostro territorio, 90.000 cantieri e 130.000 posti di lavoro. Questo è determinante, e quindi sempre sul fattore, appunto, della mozione, che io vedo abbastanza borderline, perché, ripeto, qua si porta una richiesta e dall'altra parte a livello governativo si fa altro. Come Movimento 5 Stelle, anche visto l'emendamento che avevamo presentato, che in parte era stato accettato ma non andava a completare logicamente a nostro merito questo tipo di mozione, voteremo contrari, fermamente contrari. E voglio ricordare una cosa: sul super bonus non si riqualificano solo ville ma anche l'edilizia popolare. Perché in Italia, grazie al super bonus, abbiamo edificato e rimesso a posto l'edilizia popolare, cosa che per 40 anni e 50 anni i vari governi si sono dimenticati. C'è qualche altro intervento in dichiarazione di voto? Consigliere Pasi. Ma sì, molto brevemente, giusto perché l'avevo anticipata nella mia discussione, ma in realtà non abbiamo, secondo noi, nulla da aggiungere rispetto a quanto detto prima. Noi ringraziamo i colleghi della Lega che hanno presentato questa mozione. Come gruppo voteremo favorevolmente, ben consapevoli che chiaramente questo iter che noi si chiede oggi di, diciamo, dare un là al Comune di Genova per fare presente qual è la nostra posizione su questo iter, che naturalmente deve ancora iniziare, ben consapevoli che è naturalmente il primo passo e che ce ne saranno altri, che questa sarà da discutere nei termini di questo e in tutti quelli che saranno i termini da appunto concordare poi con la Commissione Europea. Grazie. Consigliere Falcone. Grazie Presidente, io volevo ripartire dal discorso del famoso tesoretto che è il super bonus. Parlo a titolo personale, quindi la mia dichiarazione sarà a titolo personale, in quanto è un argomento che, al quale ci tengo a manifestare la mia volontà di voto. E ho sentito dire che il super bonus ha creato tante positività, tantissimi milioni di euro di tesoretto a destra e a sinistra, però ritengo utile richiamare che poche decine di giorni fa c'è stata un'audizione presso il Ministero delle Finanze, dove il Comandante della Guardia di Finanza, attraverso apposite indagini, hanno rilevato e quantificato in soli 15 giorni di indagine un buco da 3,7 miliardi. Quindi come dire, il super bonus avrà fatto anche cose positive, ma se li mettiamo sulla stessa bilancia credo che i numeri
e parlino chiaro. Ritornando alla mia personale espressione di voto, io voterò convintamente a favore di questa mozione. Grazie. Allora, se non ci sono altre, altri interventi in dichiarazione di voto, consigliere Bertorello, prego. Grazie Presidente, ho iniziato questa discussione, mi sembra doveroso concluderla. Sindaco, mi ascolti un attimo perché voglio guardarla negli occhi. Perché devo dire che sono molto contento da questo dibattito. Oggi, qualcuno l'ha detto prima, abbiamo volato alto, nel senso che, per carità, forse siamo al di fuori delle competenze di cui ci occupiamo tutti i giorni, però credo che ogni tanto si debba discutere di qualche tema di politica nazionale o sovranazionale. Perché? Per evidenziare, e guardo ovviamente, Sindaco, guardo gli amici, grande rispetto delle minoranze, per evidenziare, forse ai pochi cittadini che ancora seguono la politica per mille ragioni, che siamo diversi. E da questo dibattito è evidente a chi l'ha ascoltato, chi lo ascolterà in differita, sui social, siamo diversi. Perché, guardate, io sono un cretino, lo dico pubblicamente. La politica la faccio per hobby, come molti qui, e non per mestiere. Pongo un problema che viene segnalato da associazioni di categoria, da tantissimi stakeholder. Noi scriviamo semplicemente che se questa direttiva dovesse essere ratificata così com'è, si pone un problema tipico perché va a inficiare una tipicità del paesaggio italiano, che è il settore immobiliare, sono le abitazioni. L'Italia è un paese di piccoli proprietari immobiliari. In Germania sono il 30% i proprietari immobiliari, in Italia sono l'80%. E la media di spesa che dovrà affrontare ogni singola famiglia per raggiungere gli step, mi spiace che non sia più il capogruppo dell'astrologo, di cui ha fatto un interessante discorso, ma che è poco tangibile per la povera gente, è un po' troppo alto per l'impiegato che ha l'appartamento col mutuo. Ce ne sono molti qua al nostro interno, per il giovane professionista che si è appena sposato e ha contratto un mutuo, per l'operaio e che poi deve pagare 35.000 euro spalmati in un paio d'anni perché deve efficientare il proprio condominio, quindi anche il proprio appartamento, con, leggo, il cappotto termico. Ora anche i prezzi dei cappotti sono aumentati, fortunatamente da quel punto di vista fa sempre più caldo, i cappotti li mettiamo meno. Il cappotto termico io non so tecnicamente cosa sia, ma so che costa, e ho imparato a comprendere che costa, consigliere Ceraudo, anche studiando tutte le pratiche che riguardano afferenti al 110. Bisogna installare nuove caldaie che costano, i pannelli solari. Caspita! Allora io dico, sindaco, lei che ci rappresenta tutti, segua e monitori, anche delegando un assessore, quando si arriverà alla conversione in legge di questa direttiva, ci vorranno anni forse, e porti questa voce di specificità del nostro patrimonio immobiliare, che a Genova è ulteriormente specifico rispetto per esempio alla Lombardia o alla Campania. Un centro storico come Genova non ce l'ha nessuno, forse Bari è quello che si è, infatti De Caro è molto sensibile a questo tema, da quello che mi risulta. Questo noi chiediamo, ed è il motivo per cui ringrazio davvero calorosamente anche quei gruppi politici o civici mascherati da politici, lo dico così per un po' di pepe, come al solito, che sostengono il sindaco Bucci e che magari hanno sensibilità diverse, sensibilità che porta gli amici di Più Europa e Azione, li chiamo col loro nome, a sventolare la bandiera europea. Io sono d'accordo con Crucioli, non sono mica anti-europeista. Quella Lega è finita molti anni fa, da un lato fortunatamente, però sono contro un'Europa di questo tipo. E credo, e l'avete dimostrato tutti intervenendo, che siamo tutti contro questo tipo di Europa. L'Europa deve fare l'Europa. È l'Europa che dovrebbe andare con una voce unica a trattare con Putin e a far finire la guerra, e non lo fa, subendo dagli americani. È l'Europa che non tutela la particolarità italiana sulle spiagge, facendo applicare la Bolkestein, e noi subiamo queste condotte. Sull'agroalimentare c'è appena stato Vinitaly,
la voce che arriva chiara è quella, e anche sugli immobili. E quindi vi ringrazio tutti e ringrazio anche lei, signor Sindaco e la Giunta, per il voto favorevole a questa mozione. Per mozione d'ordine? Prego. Sì, grazie Presidente, ma solo avevo bisogno, diciamo, di un approfondimento per non creare un precedente. Ora, ha preso la parola il consigliere Falcone, ma poteva essere chiunque. Non credo che siano possibili dichiarazioni di voto singole, a meno che non siano per dissociarsi dal gruppo. No, lo dico perché sennò creiamo un precedente. No, assolutamente, ha ragione. Il consigliere Falcone ha parlato a nome di Forza Italia, di Fratelli d'Italia. Ah, ok, no, perché confermato. Parola... Aspetti, Presidente, perché ha preso la parola a titolo personale, però sì, sì. Per non creare precedenti, le dichiarazioni di voto a titolo personale mi confermate? Non esistono, no, solo per dissociazione, corretta la sua... Però poi ci andiamo a incartare... Falcone, il consigliere Falcone si è espresso probabilmente male, voleva dire che si esprimeva a nome del gruppo di Fratelli d'Italia. Allora, pongo... Andiamo avanti. Ora intervengo invece per dichiarazione di voto, Presidente. Non l'ha ancora fatta. Prego, consigliere Bruzzone. Sì, grazie Presidente. Ma allora, sicuramente il dibattito è stato interessante. Anche devo dire il sostenere alcuni punti di vista che mai mi sarei aspettato da alcune forze politiche. Noi rimaniamo, dell'idea che la prima impegnativa, nel concreto, se vogliamo rimanere nel concreto, non implichi nulla. Sindaco, si ricordi, del gruppo di opposizione che ha provato a tutelarla, poi lei ha una maggioranza che evidentemente non la tutela così bene. Però noi ci abbiamo provato e voi invece siete andati dritti come un treno. Ora, io credo, e insieme alla collega io crediamo, che i processi politici o li si governa o invece si decide di subirli. Con questo voto, cara maggioranza, voi avete deciso di subire un processo politico e non di governarlo. Perché, vedete, dovete ricordarvi dell'errore legittimo che state commettendo nel votare a favore di questa commissione quando parleremo di scarsità d'acqua nella nostra città, quando parleremo delle zone 30, quando parleremo delle bombe di calore che colpiscono gli anziani. Abbiamo fatto, una commissione molto particolare sulla cura degli anziani non più tardi di ieri. Ecco, ricordatevi anche quando andate a ritirare i vari premi di questo voto, perché voi avete deciso sostanzialmente di non voler governare un processo politico. Avete scelto tra ciò che è giusto e ciò che è facile, sempre avete scelto ciò che è facile. Allora, noi voteremo contro questa mozione e saremo soprattutto, molto curiosi, a proposito di lotta di classe, consigliere Bertorello, di vedere il selfie a cui ci ha abituato questa giunta, il selfie in barca del sindaco e dell'assessore Campora che veleggeranno verso Roma in barba a chi è meno abbiente. Grazie. Pongo in votazione la mozione numero 39 del 2023, contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali, con parere favorevole della Giunta. Si vota.
Esito votazione, mozione 39 del 17/3/2023, contrasta la direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali, presenti 37, voti contrari 12, voti favorevoli 25, la mozione è accolta. Passiamo ora a discutere il punto numero 2 all'ordine del giorno, la mozione 86 del 24/10/2022, difesa del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, atto presentato dal Partito Democratico. Mozione d'ordine, volevo solo dire, appunto, do la parola ad Angelo, per consigliere D'Angelo, per l'illustrazione. Mozione d'ordine, per cortesia un po' di silenzio in aula, mi pare che ci sia, sì, mozione d'ordine, però prima un attimo consigliere D'Angelo, perché mi pare che ci sia un po' troppo movimento in aula. No, mozione d'ordine, prima c'è consigliere Ahimè, per mozione d'ordine, sì, seguo l'ordine. Consigliere Ahimè, prego. Grazie Presidente. No, alla luce della mozione d'ordine della consigliera Lodi in apertura di seduta, volevo rassicurarla ed informare tutto il Consiglio che già in data 29 marzo 2023 erano già state calendarizzate due commissioni sulle manutenzioni delle scuole, aventi i seguenti oggetti, di cui anche sono il proponente. Sì, ma, scusi, no, non è sull'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, mi scusi. Sì, volevo informare. Nessun problema, va bene, informi. Va bene. Va bene, prego, consigliere Ahimè. Prego. Una sul processo manutentivo nelle scuole, manutenzione reattiva e proattiva, già fissata per mercoledì 19 aprile ore 9:30. L'altra, il planning piano triennale PNRR scuole, già fissata per mercoledì 3 maggio ore 9:30. Grazie. Consigliera Lodi per mozione d'ordine. Guardi, non c'è nessuno che vi può rassicurare, essere rassicurata non è una cosa che mi interessa, perché io qui non sono per essere rassicurata. Anzi, già che mi dice, colgo l'occasione per dire che quando una commissaria chiede una commissione, è buona cosa da un punto di vista amministrativo chiedere alla proponente se c'è quel giorno, perché un giorno su 365 può non esserci. Invece avete convocato la commissione dove più volte io ho detto che non potevo esserci per motivi personali. Quindi non ho bisogno di essere rassicurata, ho bisogno di essere rispettata. Ok? Grazie. Mi scusi, Presidente. Prego, consigliere Ahimè, per cortesia metta giù quel foglietto, grazie. Consigliere D'Angelo. No, c'è un foglietto che continua a sventolare. Prego, consigliere D'Angelo, per mozione d'ordine. Su. Allora, per cortesia, consigliere Notar Nicola, per cortesia, anche gli altri consiglieri, prendete posto, prendete, che il Consiglio Comunale mi pare che debba ancora proseguire. Grazie, per cortesia. Prego, consigliere D'Angelo, a lei per mozione d'ordine. Sì, grazie Presidente, ma stiamo per affrontare la discussione della mozione numero 86 presentata il 24 ottobre 2022. Sulla difesa del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, e segnalo che casualmente l'assessore competente oggi è in vacanza, come ci aveva preannunciato. Ma al di là di questo, vorrei segnalare anche la mancata risposta da parte della segreteria per iscritto rispetto a una pratica, il lodo Gozzi, che prevede che le mozioni, non c'è da fare dell'ironia, non c'è ironia, perché è il rispetto delle minoranze. Una pratica che sta diventando la regola in quest'Aula, cioè quello che la maggioranza prende le mozioni presentate dalla minoranza, ne scorpora la parte finale, le trasforma e uccide il dibattito in quest'Aula. Perché questa discussione rispetto alla mozione non prende in considerazione l'atto della minoranza e con un'espressione democratica lavora tramite emendamenti. Prende l'atto della minoranza, che è la mozione numero 86, che sappiamo già
che non sarà votato da nessun altro da parte dei consiglieri di maggioranza, lo edulcora e lo presenta sotto altra formula, quella dell'ordine del giorno. Perché, questo perché la segreteria generale, in forma orale, in quest'aula aveva dato libero accesso a questa modalità ai colleghi della maggioranza. Ora, la domanda che mi pongo, di fronte a un argomento così importante, noi possiamo ancora aspettare il silenzio della segreteria generale sul rispetto delle regole democratiche di quest'aula? Di fronte a un argomento così importante, noi possiamo utilizzare un metodo di annacquamento della discussione democratica per la difesa di una legge dello Stato del 1978? Penso che questa sia la risposta che, prima di iniziare questa discussione, per vedere se ha senso iniziarla in quest'aula, questa discussione, qualcuno dovrebbe darci le risposte per poterlo fare. Perché le condizioni a fronte di questi documenti, di questo atteggiamento ademocratico, non antidemocratico, perché per essere antidemocratici bisogna conoscere la democrazia, per essere ademocratici bisogna essere degli ignoranti rispetto alle regole democratiche. Ecco, rispetto a questo atteggiamento noi vorremmo capire dalla presidenza, della segreteria generale, se dobbiamo andare avanti così per 4 anni ancora in quest'aula, con questo atteggiamento dove la maggioranza annacqua e edulcora i documenti della minoranza per non permetterne la discussione e magari libero arbitrio nella scelta di voto di singoli consiglieri della maggioranza, che avrebbero potuto esprimersi in maniera difforme rispetto alle indicazioni della destra più estrema e radicale, antiabortista di questa regione, che già in Regione Liguria ha dato dimostrazione di non conoscere cos'è la libertà e l'indipendenza e l'autodeterminazione delle donne. La segreteria generale, cara segretaria, ci dia una risposta. Per favore, consigliere D'Angelo, lei ha fatto una vergogna. Allora, per cortesia, allora silenziate intanto il consigliere D'Angelo, perché ha terminato anche il suo tempo, quindi a fronte della sua mozione d'ordine volevo capire perché, cioè, noi andiamo avanti con l'illustrazione della mozione, quindi cosa sono mozioni d'ordine? Consigliere Gandolfo, prego. Sì, Presidente, scusi, per rispetto di quest'Aula, il termine ignoranti, ok? Io chiedo al segretario a chi si vuole riferire, ma non si può... Allora, consigliere D'Angelo, allora, lei ha espresso... Allora, pretendiamo per cortesia, di parlare anche della maggioranza, suppongo. Rispetto però, rispetto, non può neanche... Allora, consigliere D'Angelo, per favore, basta, ha espresso il suo anche utilizzando anche aggettivi nei confronti dei colleghi della maggioranza che sono inaccettabili, sono assolutamente inaccettabili, sono, io le ho fatta terminare la sua mozione d'ordine, però non transigo, altre provocazioni non verranno tollerate, Deve chiedere scusa. Allora, prego consigliere Gandolfo. Grazie Presidente, perché io posso capire tutto su un dibattito, posso anche capire che possa far notare un fatto, ok? Che poi parliamone, perché è un fatto comunque democratico che è previsto tranquillamente nel regolamento di questo Consiglio Comunale, ma non accetto, ma penso io di parlare, come parlare ai nomi dei consiglieri che sono stati chiamati ignoranti. Su questo non posso transigere e non transigiamo. Grazie Presidente. Scusa. Consigliere Cruccioli. Dunque Presidente, anch'io sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, io sono tra coloro che hanno, non faccio parte della maggioranza, ma sono tra coloro che hanno ritenuto di presentare un ordine del giorno collegato a questa mozione. Non l'ho fatto prendendo il testo presentato dal PD e edulcorandolo, ma presentando appunto un ordine del giorno ritenendo che quella mozione fosse inemendabile sostanzialmente e che però il tema meritasse di essere discusso e che fosse discusso anche nelle forme che io ritenevo, nell'ambito delle prerogative del Consiglio Comunale e nell'ambito del regolamento, di poter introdurre in maniera collegata a quella mozione. Quindi
Non so se gli strali del collega fossero rivolti anche nei miei confronti, qualora lo fossero ritengo che siano fuori bersaglio, perché così, con questa presentazione di questo ordine del giorno io volevo semmai ampliare il dibattito rispetto all'ottica, secondo me asfittica e sbagliata, che aveva imposto la mozione del Partito Democratico per i motivi che mi riservo di illustrare nel proseguo. Grazie. Consigliera Brucoleri, per mozione d'ordine. Sì, Presidente, grazie. Ma io intervengo sull'ordine dei lavori in quanto è già la seconda volta che comunque viene presentato un ordine del giorno collegato a una mozione, prendendo il testo e togliendone il significato, in maniera tale che poi in votazione la maggioranza si voterà la sua, diciamo, il suo documento, e questo toglie completamente dignità alla mozione presentata dalla minoranza. E questa è una cosa che non può continuare, perché non è mai successa prima. Quindi chiedo alla segreteria generale se l'ordine del giorno, in quanto formulato in questa maniera, è legittimo. Perché allora, da ora in poi, non presenteremo più le mozioni, in quanto la maggioranza si presenta un ordine del giorno che va a completamente togliere di significato a ciò che la mozione significa. Mentre se fosse un emendamento, in questo caso verrebbe semplicemente non votato, non... Allora, non credo, allora, naturalmente poi cedo, ma allora, non credo assolutamente che ci sia nulla nel regolamento che vieti il fatto di presentare un ordine del giorno collegato a una mozione prendendo parte del testo e modificandolo, perché non è uguale, ma prende delle premesse eccetera e sono dei punti cambiati. Quindi di conseguenza è una prassi di tipo politico, che quindi lascio al giudizio naturalmente dell'aula, dei consiglieri e dei gruppi consigliari. Quindi non esiste, non serve il parere della segreteria generale, in quanto sul regolamento non è espresso nessun tipo di divieto di utilizzare questa prassi, quindi non sussiste nessun tipo di valutazione da parte della segreteria generale. Abbiamo già fatto le valutazioni prima di venire in aula rispetto ai documenti che sono stati presentati. Prego, consigliere Pandolfo, per mozione d'ordine. Sì, mi viene difficile, allora conierei, e forse lo potremmo inserire nel regolamento, un nuovo strumento, un nuovo documento, il sotterfugio, e non chiamiamolo ordine del giorno, chiamiamolo sotterfugio. Noi, insieme alla consigliera Russo, abbiamo posto un quesito in forma scritta alla segreteria generale per comprendere se un ordine del giorno ad una mozione resiste ed esiste anche qualora la mozione venga meno. Allora, a questo quesito noi non abbiamo ancora avuto risposta, proprio perché nella prima occasione in cui si è manifestata questa cosa abbiamo compreso che si poteva verificare un vulnus che si è ripresentato oggi. Allora, adesso io credo che a questo punto vada chiarito, perché sennò non capiamo che cosa votiamo, non capiamo come si esprime questo Consiglio Comunale, e quindi siamo monchi rispetto all'espressione democratica di quest'Aula. Credo che questa cosa vada chiarita, Presidente. Ma, fra parentesi, mi sorprende molto la sua interrogazione rispetto a questo punto, perché mi pareva che l'avessimo già chiarito, cioè questo fatto. Assolutamente sì, ricordo perfettamente che la mozione può avere un parere di un certo, può essere accettata o respinta, e l'ordine del giorno collegato può essere accettato o respinto, perché seguono due votazioni, sono due votazioni completamente a sé. Quindi l'ordine del giorno è collegato, ma seguono poi una vita propria. L'avevamo già chiarito questo fatto, quindi direi che è inutile ritornarci. Prego, consigliere Bruzzone. Prego. Ah, consigliere Barbieri, per mozione d'ordine. Sì, mozione d'ordine, grazie Presidente. Ma io non lo so, rimango esterrefatto, perché il Partito Democratico è diventato il partito antidemocratico. Si mette a scoraggiare l'indipendenza dei consiglieri di maggioranza, si mette a confutare la segreteria generale con accuse pesanti direttamente rivolte alla segretaria.
io non vedo in questo atteggiamento un atteggiamento costruttivo. Probabilmente la minoranza e specialmente il Partito Democratico si sta ritrovando in un cul-de-sac da molto tempo, probabilmente anche per il fatto che non governando più da tanto tempo si sono dimenticati come la maggioranza possa utilizzare degli strumenti del tutto leciti e rigorosi. Quello che ho sentito dire prima sono offese che non ci meritiamo assolutamente, per cui le ricaccio al mittente e confido nella Presidenza del Consiglio affinché ci tuteli, perché è inaccettabile assistere a questo, è totalmente inaccettabile assistere a questo teatrino. La mozione è assolutamente... Sì, certo che è una mozione... Allora, per cortesia, adesso lasciate parlare il consigliere. Prima abbiamo assistito e udito ben più gravi accuse. Prego. Grazie, Presidente. Ribadisco ulteriormente il fatto di una grande diseducazione nella rispettabilità delle istituzioni, perché continuano a interrompermi sempre quando parlo, evidentemente ho una voce un po' acuta o un po' pungente, su questo ci dovrò ragionare, farò dei corsi di dizione. Però insomma la mia mozione d'ordine può durare 3 minuti ed è pertinente, perché alla fine, dopo tutto questo preambolo, io chiedevo semplicemente di andare avanti e di parlare effettivamente della mozione, che è delicatissima, e come ogni martedì noi stiamo procrastinando la solita discussione con un teatrino che ormai ha stufato probabilmente anche i pochi cittadini che vengono ad ascoltarci. Per favore, andiamo avanti, perché è un tema troppo importante. Grazie. Consigliere Pellerano, per mozioni d'ordine. Grazie. No, io cercavo di ricondurre un momento la discussione proprio sul punto della discussione tecnica che ci ha portato qua, che è stato un intervento particolarmente aggressivo da parte del Partito Democratico, volto a ingenerare un po' una sensazione di forzatura democratica nell'ambito di quest'Aula, completamente infondato, cioè volto a dimostrare che nell'affrontare un tema particolarmente delicato come quello che è oggetto della mozione, la maggioranza avesse l'intenzione di negare il dibattito, non discutere o fare delle iniziative aggressive o non coerenti col regolamento. Io ci tengo soltanto a dire che il regolamento sulle mozioni dice che, collegato alla mozione, può essere presentato un ordine del giorno. E questo avviene in tutte le discussioni che chi segue le discussioni del Consiglio Comunale vede accadere. Nel merito, a meno che non ci sia un contenuto del tutto incoerente, incompatibile con l'oggetto della mozione, è insindacabile il contenuto dell'ordine del giorno. E se la maggioranza ritiene di prendere un contenuto in gran parte coerente con la mozione, ma non condiviso al 100%, e di fare un proprio documento che ne riprende gran parte del contenuto e lo fa proprio con qualche distinguo, è perfettamente legittimo, democratico e coerente col regolamento. Per cui va bene tutto, discutiamo nel merito della mozione, e adesso speriamo di farlo, chiediamo di farlo quanto prima, ma non accusateci in maniera plateale e roboante e del tutto infondata sul fatto di essere non coerenti e irrispettosi della minoranza. Fatelo nella misura in cui ritenete che questo accada, quando questo accada. Farlo in maniera così strumentale è scorretto e questo non lo accettiamo. Consigliera Lazzari. Sì, mi ricollego alle parole del collega Pellerano e volevo far presente che comunque questa è una mozione delicata, è stato fatto un emendamento proprio per dare dignità a questa mozione. Se l'emendamento non è approvato ovviamente si passa all'ordine del giorno, ecco. Ma è una mozione che assolutamente ha una sua dignità e condivido in pieno il pensiero di Pellerano. Grazie. Consigliere Falcone, per mozione d'ordine. Sì, grazie Presidente. Semplicemente per ricordare, visto che abbiamo ricevuto l'appellativo di ignoranti, mi ricordo, volevo parafrasare un film di Forrest Gump, dove cito stupido è chi stupido lo fa, quindi era una parafrasare, però volevo un attimino chiedere come mai le lamentele sono state rivolte solamente all'ordine del giorno che provengono dalla maggioranza, quando poi io qui ho
l'ordine del giorno numero 1 e l'ordine del giorno numero 2 alla stessa mozione che arrivano da altri gruppi. Quindi, grazie. Allora, per cortesia, allora io vorrei riportare un attimino il clima dell'Aula ad affrontare serenamente una discussione, discutendo nel merito della mozione. Invece qui purtroppo andiamo avanti a discutere sulle procedure e non nel merito dei contenuti. Prego, consigliere Bruzzone. Sì, grazie Presidente. Intervengo per mozione d'ordine. Proprio per entrare nel merito della discussione faccio una proposta. E la proposta è di sospendere i lavori per poter leggere appieno l'ordine del giorno, perché il mio ordine del giorno è stato inviato questa mattina. L'ordine del giorno della maggioranza io l'ho ricevuto quando il consigliere Bertorello è legittimo, perché possono presentarlo, però io ascoltavo l'illustrazione del collega Bertorello e non ho quindi avuto tempo per leggere appieno il contenuto dell'ordine del giorno della maggioranza, per cui, visto il suo ruolo di terzietà, le chiedo una sospensione almeno di 30 minuti per poter leggere l'ordine del giorno, capirlo, perché sennò, Presidente, però mi scusi, io no, sento rumoreggiare. Allora, o entriamo veramente nel merito delle questioni o se no facciamo finta. Allora, se vogliamo entrare nel merito delle questioni, io vorrei leggere il contenuto del vostro testo. Ho ricevuto anche l'ordine del giorno del collega Crucioli. Vorrei un attimino capire il contenuto anche del testo del collega, perché se no facciamo finta, ecco, di partecipare a un consiglio comunale. Per cui chiedo una sospensione, visto che il tema è delicato, di almeno 30 minuti per avere contezza di quello che avete preparato, perché se no non ho, come dire, gli strumenti, Presidente, per poter esprimere un voto. Quindi le chiedo almeno 30 minuti di sospensione per poter leggere. Allora, io 30 minuti di default non credo di poterli concedere, perché è proprio un'interruzione del Consiglio Comunale. Se lei ritiene di dover mantenere i 30 minuti, io allora, come mozione d'ordine, la metto in votazione con 2 a favore e 2 contro e vediamo. Io quello che posso sentirmi come Presidente del Consiglio, se volete un attimino di riflessione, sono 5 minuti, giusto per fare un po' il punto della situazione. Posso anche capire, no, 5 minuti, perché oltre le mozioni d'ordine, che sono già 30 minuti di mozioni d'ordine, credo che avremmo potuto questo tempo magari sfruttarlo al meglio, e se fosse arrivata prima questa richiesta, probabilmente a quest'ora saremmo già entrati nella discussione. Quindi se desiderate 5 minuti giusto per confrontarvi tra di voi, bene, altrimenti o andiamo avanti oppure metto ai voti la sua proposta dei 30 minuti. Vabbè, prima c'è la Lodi, facciamo la Lodi. Consigliera Lodi, prego, mozione d'ordine. Mi scusi, una cosa, dato che una consigliera ha detto che questo emendamento, ordine del giorno, perché adesso comincia ad essere confusa, dà dignità alla mozione, ora piantiamola lì, perché tutto ciò che è presentato qui ha una sua dignità, che è il rispetto dei consiglieri. Quindi non è che una mozione, ordine del giorno, dà dignità alla mozione, dà un parere diverso. Va bene, è lo stesso giudizio, consigliera Lodi, se dovessi andare a sentire quello che ha detto il suo capogruppo all'inizio sull'ordine del giorno, credo che sarebbe ben peggio della dignità. Ecco, solo questo dico. Guardi, lei non è che deve dire, se lei ritiene che c'è un consigliere che dice una cosa corretta, lei interviene e lo riprende, però non deve dare a me... No, io cerco di riportare... Io sono d'accordo di riportare la discussione, perché... Perfetto. Però ti riprendo il fatto che quando uno dice, benissimo, che viene fatto per dare dignità a un documento... Credo che tutti i documenti abbiano la medesima... Tutti i documenti hanno la medesima dignità. Questo è il messaggio che io ho trasferito prima e credo che sia assolutamente condivisibile. Quindi non ci sono documenti di serie A, di serie B. Sono tutti con la medesima dignità e questo l'ho sempre affermato, perché quando è stato fatto presente. Quindi... Se volete, allora, se desiderate 5 minuti di sospensione giusto per riordinare e confrontarvi tra di voi, ben volentieri. Va bene? Consigliere Bruzzone, mi dica. No, però Presidente, scusi, però nel regolamento non mi risulta ci siano dei termini.
Beh, lei ha detto che per regolamento non poteva concedermi 30 minuti, poi mi ripropone 5. Cioè, veniamo a 5, almeno un quarto, sono due. No, guardi, allora decido, allora in questo però... caso, visto che non ci sono dei termini perentori, io le sto dicendo che se vuole un'interruzione, 5 minuti canonici per confrontarvi, altrimenti andiamo avanti e finalmente affrontiamo la mozione. Mi dica lei. Allora le chiedo di mettere ai voti la sospensione. Perfetto, mettiamo ai voti allora se andare avanti o interrompere 5 minuti. No. Scusi Presidente, però la richiesta era di mettere ai voti non i 5 minuti. Sui 5 minuti le sto dicendo di mettere ai voti i 30 minuti. 30 minuti, perfetto. Allora se mettiamo ai voti i 30 minuti, dopo non ci saranno neanche i 5, glielo dico, no? Così almeno... Cioè, così andiamo avanti direttamente. Ritiro la mia. Guardi. Allora, io posso. Allora, io le ho fatto una proposta. Accetto la sua mozione d'ordine di 30 minuti. Sì, accetto, però, la metto ai voti. La Presidente, metto. Per chiarirci, mi dica. Non è che lei fa un favore al consigliere Bruzzoni. Ma non sto facendo nessun favore, guardi. Non faccio nessun favore. Con questa, diciamo, restrizione va a limitare il dibattito su un tema che mi pare essere un tema che hanno detto tutti essere delicato. Le chiedo, come dire, una richiesta direi usuale, se però poi lei si irrigidisce io non so cosa dirle. Senso, mettiamo ai voti, però le dico, Presidente, che così metto ai voti la sua mozione d'ordine. Il ragionamento allora limita in questo modo la possibilità di un consigliere che ha ricevuto. No, metto i voti, ho detto che metto i voti la proposta lavori, della mozione d'ordine. Ho capito. Però l'ha già fatta la mozione d'ordine, però, D'Angelo. Con questo atteggiamento, Presidente, mi pare 5 che... minuti, no. Basta. Non si può parlare. Non si può parlare. Cioè... No, intanto c'è il collega Veroli, prego. Intanto c'è il collega Veroli prima di lei. No, poi adesso, se non sono più mozioni d'ordine sull'ordine dei lavori, silenzio immediatamente, basta. Presidente, avevo capito che dovesse interrogare uno per parte per decidere se andare a votare la mozione sulla sospensione, quindi mi prenotavo per quello. Ah, perfetto, va bene. Consigliere D'Angelo, se sull'ordine dei lavori, bene, se no la silenzio immediatamente, guardi. No, così glielo dico preventivamente, prego. Abbiamo già dato con le guerre preventive tanti anni fa e forse è meglio superarlo. No, solamente una precisazione e di questo ovviamente mi scuso, ma penso che la registrazione di questa seduta potrà rendere merito alle parole che sto per pronunciare. Non è mai stato dato degli ignoranti ai consiglieri di maggioranza. Al tutt'al più posso scusarmi per i termini con la segreteria generale, alla quale chiedo e per la quale in qualche maniera io reclamo trasparenza, correttezza e risposte puntuali rispetto al rispetto delle sue, del gioco delle parole, le regole democratiche di quest'Aula. Perché noi non abbiamo chiare dalla segreteria generale da tante settimane e per questo ci siamo recati dal prefetto per in qualche maniera esporre le nostre rimostranze su quali sono i limiti rispetto all'accesso ad alcuni strumenti, perché c'è un grande rispetto da quanto è stato esposto da alcuni colleghi di maggioranza, ma l'utilizzo strumentale degli ordini del giorno troppo similari se non sovrapponibili allora, alle mozioni ne abbiamo... no, annulla l'utilizzo dello strumento Basta. Dell'emendamento allora penso che la segreteria in questa allora cosa siamo di nuovo dire... siamo di nuovo allora niente basta siamo di nuovo da capo ripete lo stesso allora silenziate per cortesia il consigliere D'Angelo l'ho fatta iniziare perché mi pareva che andasse in una direzione diversa. Prego consigliera Ghio per mozione d'ordine. Sì, sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori, prego. Siccome il collega Bruzzone è già intervenuto volevo rettificare, accettiamo i 5 minuti di sospensione. Allora per 5 minuti di sospensione sono concessi. Silenzio, ce l'ha fatta.
mi ha portato la focaccia di... Allora, per cortesia, prego i signori consiglieri di riprendere posto. Grazie. Così iniziamo con l'illustrazione della mozione. Allora, prendete posto, grazie. Consigliere D'Angelo inizia con l'illustrazione. Prego, consigliere D'Angelo. Sì, grazie Presidente. Come primo firmatario della mozione numero 86 intervengo per ritirare la mozione dall'ordine dei lavori di questa seduta. Lo faccio perché le condizioni di discussione che sono manifestate in quest'Aula non garantiscono che la discussione verta sul rafforzamento in qualche modo della discussione democratica in quest'Aula, ma sulla sottrazione di spazi di democrazia che in qualche maniera non consentono a chi vorrebbe esprimere un'opinione legittima in difesa e in tutela dell'introduzione volontaria di gravidanza di poterlo fare nella consapevolezza che le regole democratiche, gli spazi... Allora, la ringrazio, allora prendo atto della sua prima parte, quindi che ritirate la mozione. Ma per il diritto di parlare, Presidente. No, per il resto non è una dichiarazione. Ma sto motivando il ritiro. Esatto, sì. Me lo lascia fare o neanche più? No, però la stava prendendo. Non possiamo più fare neanche questo. No, assolutamente. Se vuoi, prego, continui. A casa. No, guardi. Io prego, continui. Penso che la motivazione che porta un gruppo politico come il nostro, il più rappresentato in quest'Aula, verso il ritiro di una mozione importante come questa, penso che debba essere oggetto di attenzione, visto che dal 24 di ottobre il gruppo del Partito Democratico, sostenuto da tutte le minoranze, ha presentato questo documento sperando in una discussione e sperando che venisse calendarizzato. Abbiamo visto attraversare quest'Aula più e più mozioni, con argomenti ben meno importanti e in qualche maniera forti rispetto al tema del garantire un diritto alle donne della nostra città e della nostra regione. In questo senso mi dispiace vedere gli assessori della destra interloquire con suggerire, forse stanno suggerendo l'ennesimo comunicato da andare a fare alla stampa per giustificare quello che è accaduto, che è chiaro, Presidente, c'è stata una volontà politica di indebolire in maniera irreversibile quella che era la discussione da portare in quest'Aula sul tema dell'interruzione volontaria di gravidanza. C'è chi ha lavorato per partecipare alla discussione e chi ha partecipato invece per distruggere. Mi dispiace sottolineare anche che questa azione di distruzione della discussione democratica avviene nel silenzio totale di chi dovrebbe garantire il rapporto democratico nell'Aula per quanto riguarda l'azione delle minoranze e della maggioranza, ovvero di tutti i consiglieri comunali che si esprimono come gruppi ma anche come singoli consiglieri. Quello che è accaduto oggi, Presidente, è una pagina buia per quanto riguarda questo consiglio comunale e la responsabilità, glielo dico francamente, Presidente, non risiede tra i banchi della minoranza. Non risiede a volte nelle accese discussioni che ci sono, risiede in chi dovrebbe garantire il rispetto e la tutela del dibattito, dove le opinioni democratiche di ciascuno qui dentro dovrebbero essere oggetto di rispetto. E questo rispetto oggi non c'è stato, ma soprattutto il sindaco chiedeva scusa. Ecco, sindaco, chieda scusa a lei in primis a chi per anni ha allora basta, per basta, questi basta, basta, basta. Grazie, basta, basta. Vergognati. Basta. Consigliere Bertolello per mozione d'ordine. Vergognati. Allora, premetto che spesso e volentieri, come faccio nel mio lavoro, cerco di mettermi nei panni nel mio lavoro del mio avversario. In questo caso il mio avversario, in senso politico, sono i colleghi di minoranza di cui ho stima e con cui mi confronto quotidianamente. Quando siamo d'accordo e quando non siamo d'accordo. È il sale della democrazia. Però oggi non sono d'accordo con voi, parlo guardandovi, perché noi siamo qui per discutere di un tema complesso, di un tema che probabilmente vede... No, lo sto facendo, vi sto dicendo che siamo qui per discutere... No, non è una dichiarazione di voto, vi sto dicendo, avete parlato mezz'ora, D'Angelo, col bene che le voglio, oggi ho accumulato minutaggi, mozioni d'ordine per 32 minuti. Ecco, quindi mi permetta per 3 minuti di formulare il concetto della mia mozione d'ordine, a nome anche della maggioranza che immeritatamente qui ora mi arrogo di rappresentare. Perché noi siamo qui in aula per discutere di questo tema,
per affrontarlo con ciascuno con la sua sensibilità, che probabilmente non coincide, viva Dio, su un ed è giusto che non coincida. Sono stati presentati i documenti, è stata fatta nella presentazione dei documenti della strumentalizzazione politica. Caspita, abbiamo imparato da voi, sono 6 anni che fate strumentalizzazione politica legittima, ve l'ho sempre detto, in minoranza, e non la possiamo fare noi. Ci sono 1000 esempi, 1000 precedenti in consigli monotematici dove, ammettendo il monotematico, abbiamo presentato un ordine del giorno parallelo per trascrivere e votare la posizione della maggioranza, ammesso che coincida su questo tema eticamente sensibile. Prendetevi la responsabilità di non discutere di questo argomento e per una volta di non addossare la colpa al sindaco, che su cui va per una volta lo difendo io, che ci litigo un giorno sì e l'altro anche, non c'entra nulla, nulla, non l'abbiamo neanche interpellato, non ne abbiamo neanche parlato su questo tema. E viva Dio che sia così, perché non me lo viene a dire al sindaco cosa votare su un tema del genere. Me lo dice la mia coscienza e vale per tutti i colleghi della maggioranza e per tutti i colleghi che sono seduti in quest'aula, che su questi temi rispondono alla loro coscienza. Quindi, se non volete votare questa mozione, è una vostra scelta. Noi siamo in aula pronti a trattare l'argomento. Assumetevene la responsabilità e non provate ad andare sui giornali a dire che siamo stati noi ad abortire questa discussione, perché sennò replicheremo punto su punto. Per cortesia, non sono ammessi gli applausi. Consigliere Crucioli, consigliere D'Angelo, guardi, la mia pazienza sta raggiungendo livello di guardia. Prego. Ma è l'epilogo peggiore. Vabbè, prego. Dicevo che sono rammaricato, è l'epilogo peggiore, perché a mio avviso questa mozione era interessante e poteva aprire un dibattito che poteva arricchire tutti. Io ho, dai banchi della minoranza, ho censurato alcune scelte che ho giudicato strumentali della presidenza, che poggiavano su dei pareri che ritenevo assolutamente infondati della segreteria generale. Questa volta non seguo invece l'impostazione data dal presidente, dal capogruppo del PD, e anzi devo dire che il ritiro di questa mozione ottiene esattamente l'effetto che altre volte ha prodotto la strumentalizzazione della maggioranza, cioè impedisce un dibattito in quest'Aula.